Sono un giornalista di fanpage. Ah, di fanpage, allora. I cittadini di Est, un piccolo paese vicino a Padova, sono preoccupati perché su alcuni terreni non cresce più l'erba. Queste sarebbero piante di mais che sono bruciate. Perché qua è stata buttata una marea di vigne stato e di compost. Queste qua sono pratiche che sono andate nel compost. Questi sono i vetri che sono andati nel compost. Si vede che la terra è contaminata. Dall'altra parte si vede il mais che è bello alto, bello uniforme. Perché là non è stato buttato niente, non è stato buttato nel compost in vigne stato. Il compost industriale di cui stiamo parlando è il prodotto di trasformazione in terriccio dei rifiuti umidi. Ha visto che praticamente è pieno di plastiche, di vetri. E non ha portato via questo anni di fu, parliamo di 4-5 anni fa. Di che cosa? Di compost? Compost d'acqua, un batterio di tutta la linea di scarica. Ma non ho buttato male. Questo qua esce dall'impianto Cesa. La Cesa di cui stanno parlando è uno dei più grandi impianti di compostaggio d'Europa. È una società posseduta al 51% dal comune di Este e al 49% dai privati. Ha un fatturato di oltre 90 milioni di euro per ricavi annui che superano gli 8 milioni. Produce circa 68.000 tonnellate di compost all'anno e viene sversato sui campi limitrofi come fertilizzante per le coltivazioni. I cittadini sono in subbuglio perché a causa degli sversamenti l'aria è diventata irrespirabile. E senti proprio questo odore sgradevole che ti viene subito da entrare in casa. Qui non si dorme, diciamo, ecco, cominciare a entrare la mattina, cane, scesa, vanno e vengono. Senti che non è un odore da allevamento, cioè la riesco a riconoscere la differenza. Come fa a distinguere qual è il compost della sera? Senti, lo chiamiamo l'odore dei cassoletti. Sono venuti a fare delle foranche, basta odori, se non ha a protestare non serve niente. È diventata negli anni il fiore all'occhiello del riciclo dei rifiuti, tanto che il prete antimafia Ricciotti passa dall'impianto per benedirlo. Probabilmente non è al corrente che la società fu fondata nel 1995 da Sandro Rossato, un imprenditore conosciuto nell'ambiente come il Calabrese, nonostante fosse puro sangue veneto. Rossato mantenne la vicepresidenza per 9 anni consecutivi, prima di essere arrestato con l'accusa di associazione mafiosa. Con la famiglia andranghetista degli Arabi Libri, il gruppo di Rossato era riuscito ad assicurarsi appalti sui rifiuti a Reggio Calabria. Dopo l'arresto di Rossato, la Cesa passa nelle mani di un suo sodale, Angelo Mandato. Io sono privato dell'azienda, che è del 52% comunitario, e poi dalla Cesa di un fatto che è. Angelo Mandato è il patrono di un impero societario attivo nel settore dei rifiuti. Ingegner Angelo Mandato. Si nota la via della città, tutte hanno sede a Milano, via Stazione Ottanta. Qua c'è scritto MAN, quindi sarebbe Mandato, Agriman Mandato, Milano via Stazione Ottanta. La FINA, che è socia della Cesa. Negli ultimi anni i rapporti tra le società di Mandato e il vicepremier Matteo Salvini si sono fatti sempre più forti. La Biogreen, di cui Mandato è uno dei maggiori azionisti, è stata beccata a finanziare con 30.000 euro la lieve per Salvini Premier. Ho fatto un finanziamento per 30.000 euro perché non si credo che lui si Mandato era osservato di questa cosa, di questo versamento. Guardi, basta, non dico altro, cioè basta, finisce il discorso.
ho fatto questo finanziamento, io personalmente sostengo la Lega, personalmente. Però il finanziamento l'ho fatto dal conto? La società, sì, beh, la società, poi noi abbiamo un attimo caduto. Nella Bioman, società di rifiuti sempre riconducibile a mandato, si è addirittura insediato come vicepresidente il senatore leghista Giampaolo Vallardi. Quando ci mettiamo al lavoro sulla SESA, chiediamo un'intervista all'azienda tramite il suo ufficio stampa, Fabrizio Ghedin. Fabrizio? Eccoci qua, ti aiuto. Chiamo per fissare l'intervista. Mi devi mandare qualcosa? No. Se ci diciamo delle cose poi le devo registrare, capito? Cioè, sì, ma ci vuole il viaggio. Cioè, non c'è niente di nascosto, di qualche viaggio. Cioè, mica niente di nascosto, Sono mica niente così noi. Nonostante non ci fosse nulla di nascosto, Edin, prima di concederci un'intervista, contatta senza dirci niente Giorgio Scura, il capo della cronaca originario del Veneto, e fissa un incontro a telecamere spente, al quale partecipa anche il direttore di Fanpage. Ciao, piacere. Fino a 10. E come diamo fuori il disegno giornalista e ci crediamo tutti che fatto dire non è soltanto denunciare quello che non fa, è costruire quello che costruire un percorso, ci piace molto di più. Cioè, l'idea è questa, fare una campagna di sensibilizzazione, sensazione della gente, e pensare che è nato di faccia differenziata. Già spiegare il Salerno che la fa è un'impresa nuova. E spendiamo tanti soldi anche sui giornali a convincere della bontà di quello che sta facendo. Cosa facciamo? Ciao, la sitcom? Prendiamo testimonial, Maradona, Messiani. L'assessore è meglio quello del sindaco. Queste qua sono valutazioni da fare con chi si intende. Noi vorremmo iniziare anche velocemente. No, io sì, in realtà noi facciamo una riflessione anche che cos'è questo lavoro che è nato poi qui. Io dico chiaramente, dottore, che io sono sicuro che quando uscirà l'inchiesta che fa Sasha, che sarà sicuramente impeccabile dal punto di vista tecnico, perché io non è un tecnico puntuale, sarà sicuramente utilizzata per spaventare le popolazioni del nostro territorio. Questo lo dico già al 100%. Credo che sia stata abbastanza chiaro, se tutto questo segue Fabrizio, la parte di guarda per uno. E con Sasha che conosciamo? Che non c'è anche lui, queste cose che è anche lì, lo so. Ci vogliono 100.000 abiti, io faccio il passaggio con gli altri, dico, se uno dico, io a posto, infatti non ci sono troppo di cioè quello è, perché dopo se spariamo, gli altri dicono che dobbiamo imparare che ci spara, questo è il tema. L'uomo che ci sta chiedendo di non rompere troppo le palle con la nostra inchiesta, in vista di un investimento pubblicitario da centinaia di migliaia di euro, non è solo l'ufficio stampa della SESA, ma è anche un consulente del governo, si occupa della comunicazione del sottosegretario del Ministero dell'Ambiente, la leghista Danni Agava. Lei sta svolgendo un'opera di cui tutto il comparto lei conoscete. Per capire meglio i termini dell'offerta della SESA, ci presentiamo ad un secondo incontro. Mi spiegami bene cosa potete offrire e cosa volete in cambio. Allora, l'idea è questa, fare per 3 anni una cifra di circa 100.000 euro all'anno. Sono 300.000 in tutto. Non è una cifra di rappresentanza, per l'investimento mi interessa e si comincia a far capire che siamo questi avvenatori. Dai, in termini pratici, perché? Possiamo vederla prima che venga pubblicata, costruiamo insieme, noi possiamo lavorare per sistemarla a posto, però possiamo sistemarla, concretare, anche quando si inizia, in una certa maniera, quando vi parte, se poi stiamo qua a dire, no, bastante. La mia richiesta è questa, e poi mi interessa ancora di più che non pensi che cerchiamo di comprare, certo, perché assolutamente no. L'inchiesta per cui la SESA è pronta a spendere 300.000 euro solo per vederla prima della pubblicazione era iniziata circa un anno prima. Come nei reati finanziari bisogna seguire i soldi, quando si parla di rifiuti bisogna sempre seguire i cambi. Senti l'odore che la scia di odore che lascia, lo senti? Per questo, la mattina, ci siamo appostati davanti all'impianto SESA e abbiamo aspettato il primo camion pieno di compost da spargere sui terreni. Circa 20 minuti di inserimento, eccolo arrivare su un campo coltivato e scaricare quintali e quintali di compost. I pochi metri che non pubblicativo tutto il
sono tutti terreni sacco di un paio. Alla fine della giornata saranno circa un centinaio i camion arrivati a sversare nello stesso fazzoletto di terra. Se facciamo un conto approssimativo così, sono già dati dentro in 5 minuti circa 600 quintali di corpo. Alle 6 e mezza del mattino sentiamo un rumore di camion e apriamo la finestra e versano il terreno davanti a casa nostra. Altro camion, non si sa che cosa, di notte e secondo. Avanti per praticamente 12 ore, abbiamo contato circa 25-15 all'ora, fate un po' il calcolo. Loro ci dicevano, buttate via il più possibile. Cominciavamo lì da una mattina a portare su tutti i venti circostanti. C'era questa folla, questa fretta di buttarlo via. Perché le centrali e lì si buttava via il più possibile. Il macchinario faceva 150 metri cubi a lettero. Domenici sul terreno, tutto normalmente delle indicazioni di fare 20-30 tonnellate, che sono quindi 2-3 kg di lavorato all'aratura. Questa è una cosa anormica che non consiglio. Secondo me sarebbe un'altra che poi va a fare un'analisi del terreno per vedere se lo fanno con gli spazi delle latici. No, l'analisi del terreno può fare una cosa. Bisognerà chiedere all'arco se è fatto trovare. Ma Acqua, come ci scrive in una nota, non effettua controlli sulla quantità e qualità del compost utilizzato nei terreni. Mentre sulle emissioni d'origine, l'indagine è ancora in corso da qualche anno a questa parte. Il fatto dell'odore è sicuramente è derivato da una non prolungata maturazione. Io dovevo pure tempo di maturazione nei piatti erano tra pieni. Sì. Un odore acre, forte, che ti prendeva naso e gola, è come se tu prendessi un bocaltone e bruciassi, la stessa identica sensazione d'odore. Quando ho avuto dei problemi di salute, con la pelle con di testa, che bruciavano, con la pelle che bruciava, nausea, qualche volta anche se sono anche di morte, e questo anche, ma che cosa c'è dentro? Che ci dà questo effetto? No, tutto forte. Per capire se sia proprio tutto a norma, con l'aiuto dei cittadini, preleviamo un campione di compost appena sversato sul terreno per farlo analizzare. La diagnosi di questo terreno è che era immaturo. All'inizio aveva un odore proprio di marcio, una marcescenza in modo anaerobico, quindi non secondo la corretta procedura del compost. Grazie dentro, quello. Questo è un vetro e questa è la plastica. Questa è plastica mobile, qui arrivano proprio dai rifiuti urbani, sono inerti che ti restano. Controlla che cosa portano dentro, che cosa fanno fermentare. Qua i nostri peggiori nemici sono gli organi di controllo. Avremmo voluto tenere conto di tutto questo a Sindaco di Est, oltre a detenere la maggioranza del cuore della Chiesa e anche la responsabile della salute dei suoi cittadini, ma si è rifiutata di incontrarci. Ma volevamo farle qualche domanda rispetto alle istanze dei cittadini. Bisogna vedere con che cittadini avete parlato, però ho già capito chi vi ha chiamato. Ho già capito, la chiamo sicuramente nei prossimi giorni. Sono stati richiamati, sono state fatte delle proteste, sono stati chiamati nei momenti in cui spargevano anche, eccetera, e sempre risultato che tutto era in regola. Ricorda quante volte guarda, intanto per dire no, noi facciamo le sanzioni, cioè e quando faccio le sanzioni non credo molte. Il comune di Este vive con i guadagni che provengono da Sega, come dire che un imprenditore deve porre dei limiti o dei controlli alla propria azienda. La sanzione è di quanto è? Un diversamento, mi sembra che il massimo sono 500 euro. Una cifra troppo risolta. Io dico, io nel comune di Este, facilmente di spesa
per un momento sanzioni che vi ricordo io non sono state fatte. Uno dei problemi che i cittadini e che noi abbiamo riscontrato negli incontri con i cittadini è la trasparenza, cioè quindi sapere che cosa succede in Sesa. Anche noi vorremmo sapere cosa succede in Sesa, ma l'azienda continua a rimandarci di settimana in settimana l'appuntamento fissato per fare l'intervista. Vediamo che dimmi. Buongiorno, salve, ho dei giornalisti di fanpage. Sì, un attimo. Grazie. Salve? No, dove? No, non scappi. Lei lavora in amministrazione? Ci aspettiamo? Guarda, innanzitutto non mi spinga. Ho messo le mani così. Ho capito, se allora, manteniamo un minimo di formalità, voglio dire, non ci conosciamo. Lei mi dica, nome e cognome, chi è? Sono Sasha Biazzo, sono un giornalista di fanpage. Ah, il fanpage, allora, accomodatevi quindi. Sì. Si, vi accomodate, sì, per favore. So spegnete la... Siccome sono più di 10 minuti che aspetto. È possibile mai che da dicembre del 2018 non riusciamo a trovare una data per fare questa intervista? Cioè, a questo punto non so cosa pensare. Io ti ho detto le cose come sono, poi tu non ci vuoi credere, io. Non ci vogliamo credere, perché mentre ci nega la possibilità di andare a intervistare i responsabili della SESA, continua a pressare sulla direzione del giornale di far partire una campagna pubblicitaria da centinaia di migliaia di euro. Ciao, Alcia, bene? Sì, tu? Lo posso aspettare, non è mio qui di Napoli, cioè. Senti, allora io ho avuto modo di parlare col direttore, quindi cioè, se vogliamo andare avanti con la campagna, va bene, però io purtroppo non posso fargli vedere niente. Lui è molto aggressivo, Piazza, mi interessa chiamare per avere incontri, eccetera. Perché? Come? Devo dire, questa, non sento la gente, non si vede la gente che dice questo, quello. Buonasera a tutti e benvenuti a questa calda, in tutti i sensi in calda serata di informazione. Un benvenuto a tutti voi e un benvenuto a Sasha Biazzo. Vieni. Al professor Cavino, se vuole raggiungersi sul palco, all'onorevole Alessandro Naccarato e al senatore Giovanni Endrizzi. Mi presento, sono Luca Martinello e assieme a Diego Boscarolo abbiamo l'onore e l'onere di fare da moderatori a questa serata. Ringrazio anche la presenza di numerosi amministratori che sono venuti questa sera ad ascoltare questo dibattito. La Lucia Pizzo, vice sindaco di Piove, Roberto Franco, sindaco di Pontelongo, Filippo Gallocchio, Giuliano Pegoraro, Francesco Ruini, Michele Teobaldo, Pierpaolo Bussini, che sono consiglieri di minoranza, poi magari se ce n'è qualcun altro, e Claudio Mantovan, poi c'è l'avvocato Matteo Moschini del Movimento dei Cittadini, poi ho visto anche Mattia Donatel di, ecco là in fondo. E benissimo, bene. Diego, se vuoi fare due parole per quanto riguarda il foglio che si sono trovati sui banchi. Buonasera a tutti. No, niente, era un comunicato che avevamo fatto con Luca che riguardava, credo, l'unico insediamento di cui siamo a conoscenza nel Conselvano che la Sesa ha in mente di fare in zona industriale a Bagnoli, quindi si spiegano un po' i termini
e si chiede all'amministrazione comunale di, se possibile, di chiarire il tipo di impianto e che problemi può creare, insomma, tutto qua. Per quanto invece riguarda la serata, mi sembra che sia molto riuscita, come altrettanto è riuscita la serata che è stata fatta alle 6:30 all'Este, e che era molto partecipata anche quella, quindi vuol dire che abbiamo ben centrato un argomento che è l'interesse di molte persone. E niente, buona serata a tutti e lascio la parola. Grazie. Allora, le regole di questo incontro: avete 15 minuti a testa perché poi il pubblico è numeroso e praticamente mi sono giunte anche delle richieste, delle domande, di conseguenza è anche giusto, insomma, lasciare spazio anche a chi è intervenuto questa sera. Allora io partirei con Biazzo. Allora, la bassa padovana in questi ultimi 15 anni è stata oggetto di diverse attenzioni sia dal punto di vista del carattere ambientale, del malaffare, della mala politica. Cito il caso cose con attiva, il caso del cogeneratore, il fallimento di Padova 3, parliamo sempre di rifiuti, poi le criticità a livello ambientale per quanto riguarda i cementifici, la Bonollo, il biogas, abbiamo avuto anche la gestione dei profughi, quindi non ci siamo fatti mancare niente nella bassa padovana, quindi potresti anche diventare cittadino onorario della bassa padovana. A rimetterci però sono stati i cittadini su tutte queste vicende. Adesso tu ci punti il faro su Sesa, quindi oltre abbiamo visto la questione dei sversamenti che più volte comunque alcuni comitati che sono qui presenti è stato oggetto ovviamente di denuncia da parte dei comitati, però sono emersi anche degli intrecci tra gli affari e la politica. Ecco, la frase inquietante che mi ha scosso è: l'importante è che non ci rompiate troppo le balle, capito? Ecco, capito cosa, Sciascia? Allora, prima di iniziare devo fare un ringraziamento alla mia collega Carla Falzone che ha curato con me questa inchiesta, che è qui. È quella che la cui voce sentite quando viene contattata la sindaca di Este, che senza aver neanche sentito che cosa le volevamo chiedere, ci risponde che lei aveva già capito con chi avevamo parlato. Ecco, allora vogliamo rispondere che le persone con cui abbiamo parlato sono queste, centinaia di persone che ci hanno contattato, con cui abbiamo passato giornate a raccogliere testimonianze, a studiare documenti, che poi a loro volta ci hanno portato ad altre persone, tra cui alcuni operai dell'impianto che ci hanno portato video, testimonianze di pratiche irregolari all'interno della SESA. Insomma, un lavoro, mi avete dato tanto da lavorare, e quell'elenco di problematiche che citavi, insomma, mi fanno ben sperare che dovrò tornare spesso qui. Questo lavoro, io sarò breve anche perché sono d'accordo, voglio poi rispondere ad eventuali perplessità che immagino ci possono essere. È nato in realtà durante il lavoro di Bladimani, una nostra inchiesta sul mondo dei rifiuti, durante la quale abbiamo infiltrato nel mondo mitologico dei rifiuti un ex boss della Camorra, è considerato negli anni 90 il re dei rifiuti, Nunzio Perrello, il quale ha iniziato a contattare tutta una serie di trafficanti, broker, dirigenti, persone della malavita che avevano a che fare col mondo dei rifiuti. E siamo entrati in quello che Carminati definisce il mondo di mezzo, cioè il mondo dove i politici incontrano i camorristi, dove tutto è possibile perché ognuno ha bisogno che qualcuno faccia un favore all'altro. E da Napoli siamo arrivati al Veneto e
e in uno di questi incontri con uno di questi trafficanti è uscito fuori il nome di questo Rossato. Lavorando poi sul Rossato abbiamo scoperto la storia di questa società, di questa SESA, di cui nel frattempo ci arrivavano segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano problemi sugli odori, sugli sversamenti. Abbiamo iniziato a vedere questi video che documentavano centinaia di bilici che arrivavano in poche ore a fertilizzare fazzoletti di terra esigui. E quindi abbiamo iniziato a venire qui nel territorio e a un certo punto abbiamo chiesto all'ARPAV di darci i dati sulla qualità e sulla quantità del compost che veniva sversato sui terreni, e la risposta è stata sconcertante. L'ARPAV ci ha risposto che non esistono dati sul compost sversato, né sulla qualità di questo compost né sulla quantità. Allora poi con l'aiuto di alcuni cittadini siamo andati a prelevare un campione, abbiamo seguito un camion che usciva proprio dall'impianto della SESA fino a questo campo e siamo andati a prendere una piccola zolla di questo compost, e abbiamo visto la prima cosa che è saltata agli occhi al laboratorio di analisi è che era pieno di queste plastiche, di questi vetri che noi avevamo trovato in uno dei campi sui quali un contadino ci aveva detto che non cresceva più l'erba perché era stato contaminato con tutto questo compost, e ad occhio nudo vedevamo che era pieno, cioè bastava smuovere un po' la terra per vedere che era proprio pieno di plastiche e di vetro. E ovviamente anche il compost, anche se rispetta i limiti in percentuale di plastica e di compost, se sullo stesso fazzoletto di terra viene sversata una quantità che supera quella che agronomicamente può sopportare, diventa praticamente una discarica. E questo l'abbiamo notato ad occhio nudo sostanzialmente. Al che abbiamo chiesto ovviamente una replica all'azienda, abbiamo chiesto di poter intervistare i responsabili della SESA e abbiamo chiesto al sindaco di risponderci, perché il sindaco detiene la maggioranza di questa azienda, che è un'azienda municipalizzata. E qui è successo quello che, anche a detta di giornalisti che hanno più esperienza di me, così sfacciatamente non si era mai visto. Cioè, due giorni dopo la richiesta di intervista veniamo contattati per proporci un investimento, una campagna pubblicitaria per un giornale, anche per un grande giornale, è una cifra che ci puoi pagare un anno di giornale praticamente, quindi un investimento a cui è difficile veramente dire di no, no? Però noi abbiamo detto di no, ecco, insomma, non comunque noi in questo anno di lavoro noi ci siamo innamorati alla fine di questo territorio e ci siamo innamorati di questa gente e questa è la dimostrazione, da 20 anni non ha mai mollato nonostante lo strapotere di un'azienda e di alcuni personaggi che hanno provato a silenziare il dissenso in modi leciti e illeciti probabilmente. Nonostante tutto questo, la risposta che c'è stata al nostro lavoro è la dimostrazione che questi 300.000 euro li meritavano questi cittadini che stanno lottando, che sono attenti, che si battono per il proprio territorio, che non ci stanno, che vogliono risposte, che continuano a rompere le scatole. E quindi voi mi applaudite, ma io applaudo a voi e al vostro coraggio.
Bene, passerei ad Alessandro Naccarato, che praticamente fino alla scorsa legislatura ha fatto diverse interrogazioni esposti per quanto riguarda anche le vicende che sono state elencate precedentemente. Ecco. E, le vorrei chiedere innanzitutto i rapporti tra SESA e quindi mandato e Rossato, quindi i rapporti rifiuti e la politica. Intanto buonasera, ringrazio gli organizzatori della serata per l'opportunità che viene data e soprattutto chi ha fatto il servizio, che credo abbiamo visto tutti più volte con attenzione, perché consente di riprendere una questione trattata in passato in modo però più clamoroso e mi pare anche con più successo dal punto di vista del pubblico, perché tocca un nervo scoperto. E devo anche dire la verità che non sono rimasto diciamo stupito dalle vicende che in qualche modo in parte si vedono, in parte si intuiscono dietro a questa vicenda. La prima interrogazione che abbiamo presentato su SESA del 2006, quindi 14 anni fa, in cui evidenziavamo due aspetti. Uno, che palesemente SESA aveva accettato di accogliere rifiuti dalla Campania, da alcune aziende che poi furono coinvolte anche in, diciamo, in indagini giudiziarie dell'autorità giudiziaria di quella regione, aveva deciso di, diciamo, accettare il conferimento di questi rifiuti. Nel frattempo iniziavano ad emergere alcune frequentazioni illecite da parte del gruppo Rossato, e questo in qualche modo aprì un po' di attenzione su questo aspetto. Poi abbiamo proseguito nel corso del tempo, poi dirò un po' di cose su questo. Abbiamo sempre trovato, però lo dico con molta sincerità, una specie di muro di gomma rispetto a questa vicenda, nel senso che SESA è riuscita nell'arco degli anni a costruire un livello di consenso elevatissimo sulle proprie politiche cosiddette ambientali, in parte pagando delle campagne, al di là di quella che è stata evidenziata in questo video, tutta una serie di campagne che poi risultano anche nei bilanci di SESA. Chi ha avuto l'opportunità di leggere quegli atti pubblici, basta fare una misura camerale, vedrà che una parte della forza di SESA si basa su questo. C'è tutto un mondo che si autodefinisce no profit, ma che in realtà è assolutamente profit, e di cosiddetti volontari, ma che poi vorrei vedere qual è il livello effettivo di volontariato, che vive attorno alle attività di SESA e che in qualche modo ha rafforzato questa sorta di consenso attorno a questa struttura. Poi ci sono una serie di connivenze di tipo politico-istituzionale che in parte derivano dalla partecipazione pubblica rilevante che ha SESA, a cascata del controllo di altri comuni che lavorano con questa società, che lavoravano e lavorano con questa società, e anche alla luce di una serie di vicende giudiziarie, alcune antiche, alcune recenti, anche di coperture istituzionali. Credo che sia stato casuale la coincidenza, ma il fatto che nei giorni in cui è emersa con forza tutto quello che ha scoperchiato il video che abbiamo visto, sono stati rinviati a giudizio alcuni dirigenti e funzionari della prefettura di Padova per vicende non direttamente collegate a queste, però legate alla gestione dei profughi, che come sapete a un certo punto sono diventate uno degli ambiti di attività della società, una cooperativa ecofficina che lavorava anche nell'ambito dei rifiuti con, diciamo così, la stazione appaltante attorno a cui ha lavorato SESA per molti anni. In qualche modo è una coincidenza, credo assolutamente casuale, però la dice lunga sui livelli di rapporti e di relazioni che questa società era riuscita a costruire. Non dico nulla di ARPAV, nel senso che per leggere di ARPAV di oggi devo dire so poco, ma di ARPAV di diversi anni fa ci sono pagine di atti giudiziari molto importanti in cui diverse procure della nostra regione ritengono questa agenzia dell'epoca assolutamente inaffidabile, perché tutti gli studi e i campioni che venivano fatti non reggevano in sede giudiziale, quindi questo comportava poi ulteriori costi. Una riflessione banale su questo punto: ARPA è l'agenzia regionale, si parla tanto di autonomia in questa regione, l'ambiente è una delle materie di competenza assoluta regionale, quindi questa idea che il Veneto quando fa da solo fa meglio, devo dire che sul piano dei controlli ambientali spero non abbia smentito questo, perché direi che, diciamo, la qualità di questi controlli in passato ha lasciato molto a desiderare. Detto questo, il punto secondo me fondamentale anche per rispondere alla domanda sta nella situazione di monopolio che SESA ha costruito nell'arco del tempo. Io resto convinto che anche la vicenda dei rifiuti, come altre, deve essere sottoposta alle regole del mercato della concorrenza. Se togliamo le regole del mercato e della concorrenza da questo settore, il rischio è ripetersi all'infinito di situazioni di questo tipo. E qui siamo in un territorio che, per una serie di limiti che vengono anche dalla storia del passato, delle amministrazioni pubbliche di questi territori, ha scelto deliberatamente nel 2010 di sottrarre il settore dei rifiuti alle procedure di gara di mercato.
si è costruito un appalto nel 2010 con un evidente conflitto di interesse, nel senso che i bacini che erano le stazioni appaltanti hanno costituito una società con l'accordo direi quasi totalitario dei comuni e quindi delle amministrazioni comunali dell'epoca. Hanno costruito la famosa Padova 3 e poi da lì tutte le vicende che nell'arco del tempo si sono affastate. Questo sicuramente non ha consentito di fare i controlli che sono necessari in queste situazioni. Il fallimento di questa modalità di gestione, l'accumulo di debiti che ancora pende peraltro sui soci pubblici, cioè sui comuni, la dice più di tanti discorsi che possiamo fare. Quindi poi la qualità del servizio e tutti gli aspetti legati a, alla gestione del servizio sono secondo me da individuare in quella vicenda. Con un elemento di ulteriore gravità, poi se volete possiamo approfondire, che essendo questo un settore fortemente condizionato da interessi criminali, in alcuni casi di tipo legato anche alla grande criminalità organizzata, in altri anche alla criminalità diciamo così ordinaria semplice, ci sono sicuramente dei punti di contatto tra questi mondi, cioè tra il mondo delle legalità e il mondo della gestione dei rifiuti. E avere individuato, irrossato il soggetto che a un certo punto si è attivato direttamente con esponenti della 'ndrangheta calabrese, in particolare il clan Alampi, è stato arrestato nel 2014 per reati all'epoca ipotizzati dalla DDA di Reggio Calabria, con questa funzione secondo me la dice lunga sui rischi che gestioni di questo tipo possono in qualche modo provocare. Fu una vicenda molto importante che non produsse, al di là di qualche diciamo così iniziativa di singolo, di qualche singolo amministratore, nessun effetto pratico, perché il giudizio prevalente era che comunque qua da noi alcuni fenomeni non si verificavano. Tenete conto che quello che si dice diciamo così adesso sul compost ha purtroppo radici abbastanza antiche. Questo territorio, a partire dai primi anni 90, con la vicenda, i più anziani lo ricorderanno, di GEA Italia e tutti gli scandali legati a quella discarica, ha poi prodotto una serie di casi assolutamente analoghi, un elenco molto lungo, la trasporti ecologici, cose con la discarica di Sant'Urbano, ci sono sentenze recentissime su questo che hanno portato alla condanna del massimo dirigente regionale, l'ingegner Fioro, che doveva controllare su queste procedure, la vicenda della CLC di Perugna, il fallimento della stessa Padova 3 e tanti altri aspetti collaterali a queste vicende la dicono lunga sul tessuto, e finisco su questa considerazione, che evidentemente ha dei limiti strutturali nell'affrontare, nella gestione, nella diciamo così gestione di questo fenomeno. Di fondo c'è un tema che è legato ad alcuni imprenditori che, pur di ridurre i costi per guadagnare di più evidentemente, quindi per ragioni di profitto, di raccolta e smaltimento di alcuni rifiuti, non diciamo così guardano in faccia nessuno, non rispettano le regole e trovano un vasto diciamo così tessuto di complicità, di connivenze, che con le scuse più disponibili a seconda del momento accettano alcune procedure. E questo è quello che è successo anche in questi territori. Una riflessione importante andrebbe fatta anche sul fatto che la raccolta differenziata, che è una cosa assolutamente positiva, da incentivare, eccetera, si è prestata molto a questo tipo di procedure, perché si è utilizzato uno strumento, passatemi la semplificazione, positivo e virtuoso per commettere dei crimini in molti casi, proprio perché quando una cosa apparentemente è positiva si controlla meno, c'è un giudizio positivo e nessuno va a vedere esattamente di cosa si tratta. Il compost, da un certo punto di vista, presenta delle caratteristiche molto deboli, perché è un prodotto che sostanzialmente non ha mercato, e quindi una delle procedure che mi pare di capire si inserisce nel video ma è ampiamente diffusa, queste società affittano, comprano dei terreni a prezzi più alti del rendimento agricolo che questi terreni avrebbero, li usano sostanzialmente come depositi dove depositare il compost nei casi che abbiamo visto oggi, e anche altri prodotti, pensate al digestato, a una serie di liquami che in qualche modo tra la provincia di Rovigo, la Bassa Veronese e la Bassa Padovana infestano letteralmente parti del nostro territorio. Però il punto di debolezza molto è quello di un sistema imprenditoriale che ha deciso di voler guadagnare di più da questo tipo di procedure, quindi non rispetta le regole, trovando appunto complicità e connivenze in diversi mondi come si è descritto prima. Il mercato e le regole della concorrenza dovrebbero essere unite ai controlli, ovviamente, il deterrente fondamentale che consente in qualche modo di prevenire questo tipo di comportamenti. Io mi auguro, lo chiediamo da molto tempo, penso che il servizio che è stato prodotto vada nella direzione giusta, cioè aiuti in questa direzione, che le autorità competenti battano un colpo, si attivino, inizino i controlli fatti, mi spiace dirlo, non dall'agenzia regionale ma probabilmente dai carabinieri, che alla fine sono l'unico soggetto, questa è la mia opinione personale, in grado davvero di fare le misure diciamo così di controllo e di contrasto di questi fenomeni, e che poi l'autorità giudiziaria valuti con la dovuta attenzione gli elementi che i carabinieri sono certo stanno già raccogliendo su questa vicenda.
Io penso che questo dovrebbe essere, diciamo così, il livello di denuncia e di esposizione dei fenomeni su cui dovremmo lavorare. Grazie ancora per venire. Vedo tanta gente in piedi, qui c'è qualche posto libero qua davanti, quindi se qualcuno vuole venire a sedersi c'è posto. Allora io passerei la parola intanto al professor Tamino. Lei è venuto qualche mese fa qui a Conselve e ci ha parlato... Bene, è venuto qualche mese fa qui a Conselve, sempre in questa sala, abbiamo trattato il tema del FAS, dell'aria, e sinceramente qualcuno di noi qua a Rotterdam non ha tanto dormito dopo quello che ci ha detto. Il microfono. Allora, il compost di Sesa, se ci può dire qualcosa. Chiarisco subito perché molte persone, io non riesco a vedere in faccia tutti, ma molti mi conoscono perché in questi ultimi 15 anni in tutto il territorio di questi argomenti ho parlato molte volte e quindi non vorrei essere ripetitivo, però di fronte a questo episodio in cui è palese il tentativo di comperare coloro che fanno corretta informazione, molte delle affermazioni che facevo come ipotesi oggi diventano più che ipotesi dati di fatto. E questo mi permette quindi di partire da un dato, cioè quasi sempre quando sono andato in giro spiegavo anche che io faccio parte di una associazione che è ISDE Medici per l'Ambiente. E come medici per l'ambiente abbiamo, scusate che devo trovare qui, ecco. Allora, come medici per l'ambiente abbiamo ampiamente cercato di capire questa cosa già da molti anni, quindi quando andavo in giro presentavo quello che potete cercare in internet, il position paper di ISDE, cui sono uno degli autori, sulla gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Perché? Perché oggi per avere un rendimento economico molte aziende che sono, come abbiamo visto un po' dappertutto, delle multi-utilities, dei centri di affari, mettiamo anche questi termini, che hanno come obiettivo non più come erano le vecchie municipalizzate il bene pubblico collettivo, ma come fare soldi, e come fare soldi glielo garantisce la legge, quindi non sono fuori legge, è la legge stessa che glielo spiega. Allora, di fronte a questo noi come ISDE abbiamo spiegato perché l'uso della logica della digestione anaerobica, cioè di usare la materia organica, in particolare in questo caso della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, ma anche in generale i liquami zootecnici, letame, ma il letame non esiste più, sono tutti liquami zootecnici, biomasse, scarti alimentari, pensate perfino grassi animali, tutto si usa per fare che cosa? Attraverso la digestione anaerobica del biogas e del digestato. Questa è la logica. Noi abbiamo scritto già nel 2015 il compostaggio dovrebbe essere sempre favorito la digestione anaerobica. Qui si parla di compost, ma il vero compost non è quello di cui si parla. Il vero compost è quello che si fa direttamente da materiale organico in ambiente aereo. Lo sappiamo tutti, e quelli che hanno la mia età ricorderanno che c'erano le concimaie in tutte le case di campagna, e l'uamaro noi diciamo in Veneto, ma insomma che ha anche altri significati, ma politici vari, oggi quello che in italiano diremmo un verminaio in quel caso, vabbè, ma non lasciamo perdere. E, però la logica di come produrre della materia, trasformazione della materia organica di scarto
in fertilizzante per l'agricoltura si è sempre fatto, fa parte della storia dell'agricoltura. Quindi il vero compost è quello. Qui invece cosa si fa? Si ottiene un digestato, adesso vedremo cos'è, e si dovrebbe trasformarlo in compost. Già nel filmato si è visto che praticamente non c'era maturazione. Adesso vedremo cosa vuol dire questi termini. Allora, parto da una considerazione. La digestione anaerobica cos'è? È qualunque materia organica buttata all'interno di un contenitore dove non c'è ossigeno, dove non c'è aria. Qui microorganismi fanno fermentare in anaerobiosi, cioè in assenza di ossigeno, con delle caratteristiche che adesso vedremo. Ovviamente, quali sono le cose da tenere presenti da un punto di vista di impatto ambientale? Io sono un biologo, mi occupo di impatti ambientali. Entra biomassa, escono emissioni odorose, odorose non di profumi, sapete benissimo che sono odori molesti, emissioni gassose, e non è solo il biogas che poi verrà bruciato, ma una parte di questo viene anche perso e addirittura delle volte ci viene scaricato. Abbiamo avuto addirittura impianti che si sono incendiati. Tutto questo crea problemi nell'aria. Emissioni gassose che sono provocate dal fatto che il biogas viene bruciato, e il biogas bruciato produce polveri sottili, produce ossidi d'azoto, produce tutta una serie di sostanze. Poi emissioni sonore, ovviamente di positivo c'è dell'energia, ma quello che spesso si dimentica è che vi è poi un rifiuto. Il rifiuto principale è il digestato o fanghi di digestione, ma ci sono anche acque reflue e ci sono rifiuti dovuti alle attività produttive, per esempio grandi quantità di oli, grandi quantità di sostanze aggiunte per favorire la fermentazione, grandi quantità di sostanze chimiche che vengono messe. E poi dipende da quello che ci butto dentro come rifiuto, perché i microrganismi trasformano la materia organica, ma se ci sono per esempio dei policlorobifenili, come è successo in più di un'occasione, un caso vicino a casa mia a Lina, quelli non sono trasformati. Da dove possono venire? Per esempio i liquidi lubrificanti. Li posso invece che smaltire, che costa tanti soldi, li butto direttamente dentro nell'impianto, non danno gran fastidio ai microrganismi e me li ritrovo nel digestato. In molti casi questo si è visto. Metalli pesanti, uguale. Beh, il risultato qual è? Allora, questo anche nel testo di Fanpage veniva spiegato, veniva messo in bocca a me perché sono quelli che l'ha detto, che noi possiamo, per capire bene cos'è la digestione anaerobica, immaginare un animale, in questo caso un ruminante. Ma se invece dell'animale ruminante mettiamo l'uomo, è uguale. Cioè, immaginate uno di noi mangia, attraverso lo stomaco va nell'intestino non c'è aria, quindi è in assenza di ossigeno. I microrganismi che sono lì dentro trasformano, fermentando e trasformando, le sostanze in modo che alla fine ottengo una quantità notevole di prodotti utili per noi e ho due scarti: il biogas, che volgarmente in Veneto non so se sapete bene come si chiama, in italiano è troppo complicato, peto, non si sa bene perché si chiami peto in italiano, in Veneto è molto più comprensibile, e invece l'altra cosa, lo sapete anche quello, se è di animale esterco, se è di uomo usiamo un altro termine, ma sempre quello è. Questi sono i due prodotti. Il vero vantaggio nell'intestino di un uomo è che questi microrganismi sono in corretta interazione, relazione con il resto dell'organismo. Il microbioma, cioè i microrganismi dell'intestino, sono fondamentali per la corretta qualità della nostra vita, perché c'è un equilibrio. Qui invece, in un sistema meccanico-chimico, non c'è nessun interesse in questo. Quello che è lo scarto diventa l'obiettivo, cioè il biogas, perché con il biogas, bruciandolo, ottengo energia elettrica. Questo è il vero obiettivo. La gran parte però di tutto quello che ho buttato dentro diventa quello che sarebbe sterco o
livello umano, merda, chiamatelo come volete, che e viene chiamato digestato. Lo vedete qui, quindi praticamente qui avete l'animale, tutto il passaggio, e da qui sapete dalla cavità, dal foro anale cosa esce, e qui avete l'equivalente in termini meccanico-industriali. Questo vascone qui è quello dove si accumula il digestato, che questo digestato un tempo veniva sparso direttamente nei campi, e ancora adesso c'è chi lo fa, anche se non sarebbe permesso. Per renderlo agronomicamente accettabile bisognerebbe farlo maturare, ecco il termine maturazione, con un processo aerobico, e alla fine questo può essere anche in certi casi miscelato, e qui dipende da come. Allora, dal punto di vista del buon senso, se il mio obiettivo è produrre il compost, è enormemente più semplice, meno costoso, e ottengo un compost di gran lunga di maggior qualità se salto tutto questo e metto direttamente, come nella vecchia concimaia, il materiale in aria. Perché faccio questo? Per avere il biogas. Ma il biogas a cosa mi serve? A produrre l'energia elettrica. L'energia elettrica perché viene prodotta? Scusate, torniamo un attimo indietro. Per questo motivo qua, perché per ogni kilowatt prodotto ho un incentivo, in più ho un incentivo particolare di altro tipo. In sostanza, un'enorme quantità di denaro pubblico attraverso il GSE viene dato a coloro che producono energia elettrica. La quantità di energia elettrica prodotta complessivamente non è rilevante, ma la quantità di denaro che fluisce dalle tasche dei cittadini attraverso le tasse nelle tasche di chi produce energia elettrica in questo modo è molto rilevante. Per capirci, se un impianto da un megawatt, adesso li fanno da 300 perché sennò non hanno più gli incentivi, ma i vecchi, tutti quelli della Sesa, sono di un megawatt, per un megawatt ci volevano circa 4 milioni di euro. Chi ha i 4 milioni di euro? Gli agricoltori difficilmente. Allora, 4 milioni di euro. Seconda cosa, in quanto tempo ammortizzo i 4 milioni? Con gli incentivi e le vendite e tutto quanto, in 5-6 anni. Allora ditemi voi, qual è un investimento di capitale che si ammortizza in 4-5-6 anni e poi per altri oltre 10 anni mi dà un rendimento enorme? Il problema è tutto qui: chi ha i soldi da investire, chi ha il terreno da fornire e chi ci guadagna. Perché se si dice l'ideale è che ce l'abbia l'agricoltore l'impianto, ma l'agricoltore non ha i milioni di solito da investire, le vie per investirli sono due: o c'è una finanziaria o c'è una banca, ma dietro la banca o la finanziaria chi c'è? Chi è che ha denaro facile magari da riciclare? È facile capire. E il rendimento è tale che non c'è paragone con niente altro. Allora questo è qui il problema, che abbiamo delle leggi che favoriscono un percorso criminale. Io sono 15 anni che dico queste cose e dovunque le dico nessuno mi ha mai denunciato, nonostante abbiano tutti detto la denuncio, compresi alcuni di non solo quelli della Sesa ma di altre aziende, perché alla fine non hanno interesse, perché è questo il vero guadagno. Quindi c'è questo aspetto degli incentivi legali. Il problema è quanto è legale avere quei finanziamenti, da chi vengono, e a quel punto l'agricoltore che ruolo ha? Mette a disposizione dei campi, e è chiaro che se io vado da uno e gli dico quanto guadagni da questo campo e mi dice 100, io te ne do 300 e non devi fare niente, è difficile rinunciare, bisogna essere quelli di fanpage per rinunciare, ma non tutti sono di fanpage. Capite che i meccanismi sono abbastanza semplici. E quindi ecco, e allora ritorniamo a questo digestato, che è questo, quello che vedete qui dentro in questa vasca. Questo è come si presenta il digestato quando esce, ma il digestato che cos'è? È un rifiuto.
Allora, si può spargere rifiuti sui campi? No, pare evidente. Allora, su questo ci sono state sentenze, eccetera. Il digestato è rifiuto nel momento in cui l'origine della produzione comporta anche l'utilizzo di rifiuti. Quindi quando ammettiamo dei rifiuti, quindi delle frazioni organiche, dei rifiuti solidi urbani, è un rifiuto. Come si può aggirare l'ostacolo? E qui abbiamo per esempio la dichiarazione dell'allora commissario all'ambiente Potocnik, che diceva il digestato è un rifiuto e quando saranno fissate le condizioni per cui cesserà di esserlo dovrà sottostare agli adempimenti previsti dal regolamento REACH. REACH prevede che ogni cosa che si utilizza abbia un suo quadro di riferimento e risponda a determinate caratteristiche. Allora, come si fa a evitare? Bisogna farlo, trasformarlo. La trasformazione in cosa consiste? Consiste appunto nel passare da digestato a compost, ma il compost richiederebbe la maturazione e da notizie che ho avuto recentemente la maturazione potrebbe avvenire in questo modo, non attraverso il tempo e l'ossidazione, ma mescolando questo con altro compost, altro terriccio. Guarda caso Sesa ha anche un impianto di produzione di compost aerobio. Sarebbe interessante vedere se questo materiale di origine aerobica, cioè senza, sia usato tal quale o se non venga aggiunto il liquame a questo. Anche perché quando il compost aerobico è fatto male è molto ricco di plastica e vetro e questo è uno dei problemi per cui veniva sempre rifiutato. Queste sono tutte cose da verificare. Ecco, qui vi do un'idea di cosa si faceva spargendo direttamente il digestato. In alto è un caso della Lombardia, in basso, quello che vedete laggiù, invece è Trieste Ospedaletto, quindi è proprio nell'area che ci interessa. Non si vede molto bene forse, ma insomma capite che non è un terreno normalmente concimato. Quello era lo spargimento diretto. Adesso si usa meno per evitare grane, ma il risultato è lo stesso, perché se io non l'ho fatto maturare non vedrò così, ma vedo invece che vedere un liquame, un terriccio che però è il diretto discendente di questo. Il problema della digestione anaerobica è anche un altro. E pochi immaginerebbero che lo spargimento del digestato e del compost da digestato aumenta le polveri sottili nell'aria. Come mai? Perché una delle trasformazioni della materia organica fatta dal digestato è un aumento dell'azoto in azoto ammoniacale. Una delle principali cause dell'inquinamento da polveri sottili è proprio dovuto allo spargimento di fertilizzanti ricchi di ammoniaca o di sostanze che liberano ammoniaca, e molti avranno sentito qualche volta l'odore di ammoniaca quando viene sparso. L'ammoniaca si nell'aria dà origine a un fenomeno secondario per cui dà origine al particolato molto sottile, e molto delle particolato sottile è provocato proprio da questa ammonia. Ma c'è un altro problema: il digestato, come il nostro intestino e l'intestino dei bovini, contiene microrganismi, tra questi alcuni molto pericolosi, come tutta la classe dei clostridi e in particolare il butulino, ma anche il tetano può essere, tant'è vero che una volta il tetano il pericolo era vicino ai maneggi, vicino alle stalle. È proprio perché è normale che qui abbiamo un aumento, una concentrazione che è stata messa in luce da vari studi, e per esempio in questo studio fatto dall'Istituto Superiore di Sanità si conclude dicendo che bisogna valutare qualitativamente e quantitativamente la composizione delle comunità microbiche, cioè soprattutto quelle tossiche e pericolose. L'eventuale competizione operata da alcune specie nei confronti dei clostridi produttori di tossine botuliniche, cioè dato scontato che si possono formare, valutare l'impatto dei digestati utilizzati come fertilizzanti agricoli sulla flora microbica autoctona del terreno e i loro risvolti sulla fertilità del suolo, cioè si dà per scontato che buttati così abbassano la fertilità, e l'abbiamo visto nel filmato.
la regione Emilia-Romagna ha vietato l'utilizzo di digestato e derivati nell'area del parmigiano reggiano. Perché? Perché la presenza di questi microrganismi favorisce, se non danni alle bovini che pascolano, bovine, in questo caso da latte, comunque una fermentazione del latte dovuto a questa presenza di microrganismi in eccesso nel foraggio, e quindi il latte dà origine a delle forme che scoppiano e che non sono più buone. Questo è il motivo per il quale, per esempio, per fare il grana padano, una volta si usava la forma al dente, adesso è limitatissima, però fino a proprio per evitare questa fermentazione, per bloccare dal mercato. Allora, basterebbe togliere gli incentivi, non li farebbe nessuno. È chiaro che è l'incentivo, cioè i soldi nostri, che rende possibile un percorso sbagliato di utilizzo della gestione dei rifiuti. E io credo che su questo dovremmo riflettere, perché laddove circola denaro facile, da dove è facile avere profitti elevati, è chiaro che poi la malavita riesce a trovare spazio. Giovanni, tre domande. Io devo fare due o tre considerazioni, sì, se possibile. Microfono, microfono. Perché su questa vicenda si innestano anche altre questioni di fondo, di sistema, e la prima che mi viene in mente, quella che sappiamo da tempo, è il ruolo delle società partecipate. Noi partecipate le conosciamo come un sistema per eludere il principio costituzionale che nell'amministrazione pubblica si accede per concorso. In queste società si può assumere in maniera discrezionale, in maniera clientelare. Fra l'altro si elude anche il patto di stabilità, per cui i costi magari di assunzione allegra vengono scaricati sui cittadini. Ma non è forse questo il caso della vicenda in oggetto? Qui abbiamo altri principi che vengono violati, per esempio quello che non ci debba essere fine di lucro. Sappiamo invece che queste società hanno, grazie alle iniezioni di incentivi e non solo, hanno dei margini elevatissimi. E se nel caso della SESA il 5% dei margini va al comune, ma il 49% va a un privato. E che privato? Perché io mi trovo inquietato all'idea che l'attuale detentore del 49% delle quote fosse un sodale di un condannato per un 'ndrangheta. Ci sono altre questioni che emergono. Uno è il conflitto di interessi. Conflitti di interessi che si ha attraverso l'occupazione più o meno familistica di queste società da parte di esponenti legati alla politica o essi stessi politici, a volte con percorsi a porte girevoli. Io devo dire, il senatore Vallardi è eletto nel 2008, poi non viene rieletto successivamente, occupa un posto di rilievo all'interno di una società di questo settore, e poi dopo torna in Parlamento. Cosa faceva nella prima legislatura? Proponeva, sosteneva il sistema degli incentivi proprio a questo mondo, del quale poi va a far parte, e dopo, una volta rieletto senatore, ancora propone emendamenti. Io ne ho trovato uno che volevo mostrarvi, se riesco. Disco locale,
quando ho tagliato il foro. Se no ve lo leggo, eccolo qua. Al DDL 981 è stato proposto, prima firma Vallardi, è stato proposto questo emendamento che dice sostanzialmente che per incentivare la produzione di energia elettrica, eccetera, 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 cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi dell'articolo del decreto, eccetera, qualora sottoposti a trattamento atto a garantire un, diciamo, un contenuto calorico superiore a 3 megajoule per chilogrammo e possono essere utilizzati come combustibili in impianti per la produzione di energia. Ora, questo non è solo un problema perché va a incentivare un ciclo che non è virtuoso, ma perché se cessano di essere classificati come rifiuti non sono più tracciabili, con tutte le conseguenze che noi possiamo immaginare e temere. Allora, in questo senso io credo che dovremmo ragionare molto attentamente su cosa sono queste società, come vengono gestite, quali interessi celano. Quando queste società vanno a finanziare il partito i cui esponenti poi fanno norme favorevoli al settore, io penso che siamo borderline tra il conflitto di interesse, il voto di scambio, se non addirittura la corruttela. Siamo borderline perché nell'opinione pubblica situazioni come quelle che abbiamo visto in carico ad un dipendente di SESA, sì, ma anche un consulente del sottosegretario, un segretario che non si distingue peraltro per trasparenza perché più volte si è sottratta alle richieste di documentare gli incontri lobbistici che ha o potrebbe avere, beh, io sono preoccupato che non ci sia quella garanzia per i cittadini di un'amministrazione corretta e controllabile. Questo, mi dispiace dirlo, si collega anche al tema della regionalizzazione, perché se ci si sottrae alla trasparenza e al controllo dei cittadini, l'assunzione di poteri in capo all'amministrazione pubblica locale non è più altrettanto legittimo. Noi dobbiamo sì dare autonomia alle regioni, ma queste devono garantire la trasparenza e il controllo dei cittadini e anche dello Stato. Una grossa partita che si sta giocando, io credo ormai sia definitivamente chiusa, è quella appunto del potere di dichiarare estinta la vita del rifiuto con la nascita di un altro prodotto, il cosiddetto end of waste, che il Consiglio di Stato in Italia, ma anche la giurisprudenza internazionale, ha detto deve rimanere in capo allo Stato. Da questo punto di vista, dunque, io credo che si giochi l'equilibrio. Io ho sempre sostenuto, lo dico qui, magari in un momento che potrebbe essere anche poco favorevole, continuo a sostenere la regionalizzazione, però i criteri che devono essere a garanzia dei cittadini devono essere mantenuti. Rispetto alla vicenda specifica di SESA e quello che abbiamo visto, io vorrei che si indagasse veramente, l'ho chiesto anche Donciotti, lui da un altro punto di vista, io lo chiedo perché non sono affatto convinto che proporre a una testata giornalistica un investimento e dire sì, però attenzione, perché poi io ho difficoltà a giustificare l'investimento con una testata che ci attacca. Beh, non sarebbe, cioè sarebbe forse addirittura non accettabile, sicuramente no, è scandaloso. Ma sul piano legale è difficile da dimostrare, ma quando si arriva a dire basta che non ci rompiate le palle, beh, questo è un elemento di pressione
per modificare la rappresentazione della realtà da parte del giornalista. Quando si arriva a dire, cosa volete, il triplo, ma non è questo il discorso, si sta in qualche maniera facendo un'allusione, per come la vedo io. Ad ogni modo, trasparenza manca, trasparenza chiediamo. ARPAB deve dire che controlli ha fatto, se li ha fatti e quali si intende fare per dare ai cittadini. Che il sindaco di Este venga a dirci: ho raccomandato controlli a campione, adesso sono scappati fuori dalla stalla, adesso sono sicuro che sarà tutto lustro, avranno dato anche la cera nel piano. È successo, sarà difficile andare a dimostrare chi ha messo quella plastica, chi ha messo quel vetro, chi ha messo i metalli pesanti e gli oli e gli idrocarburi che ci sono, però lì dobbiamo sapere se la sicurezza dei cittadini si può dire confermata oppure no. Manca, si scusa di non essere potuto venire, Jacopo Berti, che ha presentato un'interrogazione proprio per avere questi dati in regione. Signora, se lei mi trova un'altra persona che abbia fatto l'interrogazione per chiedere quello che tutti voi volete, benissimo. Sono 3 anni che veniamo da Jacopo Berti a chiedere di farci una interrogazione e lui ha sempre detto che i biodigestori erano energie bio, che non voleva neanche sentirne parlare. Allora io dico, un impianto ci deve essere un rapporto fra impianti e territorio. Il territorio non può sopportare 70 rotti impianti nella sola provincia di Padova. Il Veneto è il quarto produttore mondiale di biogas, ha il quarto territorio mondiale dove espandere il biodigestato. Non è possibile. Questi sono degli elementi su quali è passato. Della regione, doveva farmela, non mandarmi a correre per 3 anni e adesso perché io a fanpage ha fatto l'interrogazione, ma voi cadete tutti dal pelo. Fanpage è fatto. Non ci siete, prima non ci siete. Sono 20 anni che tutti sanno, tutti. E c'è da dire un'altra cosa, no? Senatore, Io sono lasciamo finire un attimo che il senatore Grizzi, poi eventualmente passiamo alla domanda. Ma pacchi di carte, casa, che non è neanche a Valdà. Sta parlando di me? Sì, io sto parlando di lei, perché ci siamo trovati ad Albignasico a bere l'aperitivo. Se viene qui e parla di un aperitivo ad Albignasico, sì, proprio a tutti, sì, poi mi dice quanto sarà. Scusate, io sono uno degli organizzatori, allora. Lasciamo parlare gli interventi e poi facciamo le domande. Ci sono degli interventi di alcuni sindaci che hanno chiesto e poi si apre il dibattito. Se no, qua c'è. Giovanni? Allora io penso che sia utile dare spazio alle persone, però poi dopo sono anche gli altri interventi programmati, per cui prego di finire e poi io ho concluso. E poi si apre il dibattito. Vedo che è presente anche Roberto Franco che vuole fare un intervento dopo. No, dai, vieni adesso. Ti hai prenotato? Sì, Luca mi ha fatto uno scherzo a prete perché sono giunto anche in ritardo e chiedo scusa, ho potuto ascoltare e apprezzare le considerazioni che faceva Tamino, non avevo avuto modo di ascoltare gli altri relatori. Io come sindaco, come amministratore locale, ma anche come consigliere prima di minoranza, posso dire una cosa, avverto tutt'oggi, avvertivo in passato e avverto oggi la necessità che le amministrazioni locali della Bassa Padovana, sindaci, assessori, consiglieri comunali, assumano questa problematica.
fino ad oggi credo vi sia stata una sottovalutazione da parte della stragrande maggioranza degli amministratori, se togliamo Lucia Pizzo, se togliamo Luca, mi metto anch'io e qualcun altro, sì, altri paio di altri amministratori, gli altri sindaci, gli altri amministratori hanno brillato per ignorare il problema. Allora io ho avverto questa necessità che ci sia anche grazie a questa indagine, a questa azione giornalistica che è stata fatta, ci sia un'assunzione di responsabilità da parte degli amministratori e che si apra effettivamente con le aziende, ma con la regione soprattutto, un confronto aperto. Dico una cosa, noi, forse sicuramente Alessandro che da tempo interviene in materia, noi qui nella Bassa Padovana abbiamo come referente istituzionale il Consorzio Padova Sud. Quando una legge regionale del 2012 ha stabilito che l'organo di governo sia un consiglio di bacino in cui i sindaci in prima persona assumono la responsabilità del governo. Bravo. C'è un consorzio che dal 2012, non ha nessuna copertura normativa, eppure continua ad amministrare e governare, ma continua ad amministrare e governare con il consenso della maggioranza, la larga maggioranza dei sindaci. La Lucia Pizzo, che non la vedo, ci sarà, è piccola e anche in disparte, per cui si è nascosta. Allora, la Lucia Pizzo, che è presidente del Consiglio di Bacino, dell'organo effettivo di governo, da un paio d'anni a questa parte, è sempre continuamente emarginata rispetto a certe decisioni, e le sue proteste sono proteste vane o che trovano nella regione stessa un muro di gomma. Ecco, io mi auguro che grazie a questa azione giornalistica, con il rinnovo dei consigli comunali, ci sia una nuova presa di posizione e si debba andare a chiedere un effettivo governo di questa delicatissima materia da parte degli amministratori locali, in un rapporto stretto con i cittadini, così come avete fatto questa sera. Io mi complimento con Luca e con gli amici del 5 Stelle. Buon lavoro da sindaco. Visto che è stata citata Lucia, se vuoi fare un piccolo intervento anche tu. Obbligata. La dottoressa Pizzo è vice sindaco di Piola di Sacco. Buonasera a tutti. Beh, qui sono stata già alcune volte con Luca e ringrazio Luca del suo impegno, perché oggi non è neanche consigliere comunale, però la sua coerenza è ammirabile sicuramente su questo tema. E, io faccio una riflessione diversa, cioè come amministratore locale, come cittadina, il principio che mi governa è il principio della legalità, che in questo momento, mi dispiace anche per chi governa con la Lega, è un principio che premia invece i condoni, gli evasori e quant'altro, e non mi trova in sintonia. È vero che anche il mio partito, qui c'è Alessandro, io e Alessandro abbiamo vissuto dei momenti particolari. Io ricordo una serata a Due Carrare, mi sembra, a Due Carrare, una serata, no signora lei non c'era, era una serata dove eravamo un po' di amministratori del Partito Democratico e purtroppo Alessandro, io e qualche altro amministratore eravamo lì a subire una specie di processo. Tuttavia non ho nessuna amarezza per questo, perché poi le persone possono anche cambiare idea, no? E, però per me il principio di legalità è importante, per cui il compost per me è quello della digestione aerobica. Non sono né un chimico né un biologo
né un ingegnere ambientale, però per me il compost è quello della digestione aerobica, è quello che a casa si fa con l'uomo a letto, cioè con la compostiera. Quindi quando parliamo di compost, per me si parla di quello. E se il compost è fatto bene non puzza, e se il compost è fatto bene non ha impurità, ok? Ecco, per me è quello, poiché come amministratore io voglio fidarmi delle istituzioni, non perché sono governate da un verde, da un rosso, da un giallo, le istituzioni sono sacre, altrimenti perdiamo la bussola. Quindi io ho chiamato il direttore del Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, il direttore, non mi interessa come si chiama oggi Benassi, e mi ha detto che non aveva ricevuto, lui è da poco, devo dire dalla fine dell'anno scorso, direttore del Dipartimento, non aveva ricevuto alcuna segnalazione da quando lui era direttore. E poi ho chiamato l'Osservatorio Regionale Rifiuti ARPAV, ho parlato con Lorena Franz e mi sono fatta mandare le sue analisi, le quali mi ha detto, mi ha dichiarato, non sono le analisi fatte da SESA in autocontrollo, ma sono le analisi fatte da ARPAV. Quindi per me, che seguo il principio di legalità, no signora. Io quando vado a farmi le analisi del sangue, quello che esce dal laboratorio per me è valido, ok? Cioè non posso mettere in discussione un organo, a meno che non si provi di fronte alla magistratura, e qui tocchiamo un altro tasto molto triste, che ci sono dei reati. Allora io voglio solo ricordare che la sfortuna ha voluto che quando il comune di Piove di Sacco ha firmato un esposto in procura della Repubblica sulla vicenda Padova 3, piani economici e finanziari truccati e quant'altro, senza nascondersi, poi questi processi sono finiti al foro di Rovigo, in un momento in cui un giudice aveva in mente se le giudici che andavano a fare il corso si mettevano in gonna, eccetera. Quindi purtroppo abbiamo avuto anche questo. Però quello che a me preme dire stasera è un altro aspetto, sul consiglio di bacino. Noi abbiamo previsto nel Veneto nel 2012 con la legge regionale 52 12 consigli di bacino anziché 7, cioè anziché 7 consigli, uno per ogni provincia, 12. Perché? Perché bisognava ricalcare le concessioni in essere. Il Padova Sud, consiglio di bacino Padova Sud, perché poi si è giocato su questi nomi, ha un numero di comuni tali per cui alla fine il comune di Este all'interno di questo consiglio di bacino assumerebbe il ruolo di controllore di se stesso, perché è socio di maggioranza della società che attualmente è concessionaria. E io credo anche che una società mista ambisca ad essere controllata, cioè a dire che una società di questo tipo deve essere una scatola di vetro. Ora, questa scatola di vetro però ha un peccato originale, questa fantomatica gara, come diceva Alessandro prima, dove qualcuno si è seduto da una parte a firmare come stazione appaltante, poi ha cambiato la giacca, anzi ha delegato un'altra persona per firmare dall'altra parte come concessionario. Padova 3, Mandante, Devizia, Abaco e Sesa. La legge, il codice degli appalti prevede che in caso di fallimento può subentrare un mandante, in questo caso Sesa, una società Padova 3 SRL 100% pubblica, lo voglio ricordare, è fallita ed è uno degli unici casi in Italia in cui i debiti di questa società si sono accollati ai comuni attraverso il consorzio Padova Sud, e quindi chi è subentrato nella concessione non ha avuto un danno. C'erano i sindaci dentro. Certo signori, però non mi sembra che le elezioni abbiano dimostrato che i cittadini abbiano maturato come il compost. Guarda.
infatti poi la gente come me alla mattina va a lavorare perché non vive di politica e poi fa anche l'amministratore locale, però nel mio piccolo, se sono riuscita a capire, penso che potevano capire anche gli altri. Oggi come oggi c'è un'altra bomba, Alessandro, l'ultima bomba, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 31 di maggio che mi ha notificato ieri il commissario del Padova 3 e del Padova 4, su cui si potrebbe aprire un capitolo interessante, che stabilisce che una dirigente ex consorzio Padova 3 trasferita al consorzio Padova Sud, poi riapparsa miracolosamente nel consorzio Padova 3, è dirigente, l'ha stabilito il Tribunale di Rovigo, e il commissario, ricordatevi che era dirigente con Tromboni, al consorzio Padova 3, al consorzio Padova Sud, diventerà, secondo il commissario, dipendente, e secondo la sentenza oggi, dipendente del neonato Consiglio di Bacino Padova Sud. Naturalmente questo commissario ha scritto ieri una PEC, ma non si è mai fatto né vedere né sentire dalla sottoscritta dal momento in cui è stato nominato, dopo che è stato dimissionato il precedente commissario con cui lavoravo quotidianamente in regione, perché io lavoro a Venezia, attraversavo il ponte, andavo in ufficio da lui e lavoravamo forse troppo, e quindi ad un certo punto o era lui tanto stanco oppure insomma si è pensato che ci doveva essere una persona che si dedicava anima e corpo. Peccato che questa persona non abbia mai ritenuto di notificare qualche notizia, visto che poi i sindaci dovranno sedersi e approvare un piano di ricognizione e di liquidazione. Ma leggo dalla proroga di delibera di giunta regionale che ha fatto delle transazioni col consorzio Padova Sud, eccetera eccetera. Quindi evidentemente ci sono dei problemi molto molto grossi, perché quando si dice che il piano di ristrutturazione del consorzio Padova Sud non lo pagano i cittadini, ma scusate, ma secondo voi chi è che lo sta pagando? I cittadini, perché le royalty della gara d'appalto, profumate royalty della gara d'appalto, sapete chi le incassa oggi? Il consorzio Padova Sud. Sapete invece chi le incassa a Piove di Sacco? Il comune di Piove di Sacco, perché noi non siamo entrati, la SESA ci paga 40.000 euro l'anno, agli altri comuni non paga le royalty, perché quelle royalty che voi pagate sulle bollette vengono utilizzati per pagare i debiti a SESA. Quali debiti? Quelli che aveva il Padova 3 che non aveva pagato le fatture di SESA. Cioè, questa è la verità. Siccome purtroppo, a mio avviso, in Italia manca una legge sul conflitto di interessi sostanziale, quindi oggi come oggi, qui dubito che si siano consumati dei reati, ma non sono un giudice e neanche un'autorità inquirente, e ritengo che ciascuno è libero di finanziare un partito, ok? Quello che è il risultato, il precipitato finale, quello che abbiamo visto, che magari ci sono in commissione ambiente dei parlamentari che sono stati finanziati per la loro campagna elettorale, magari da chi poi gli chiede di poter usufruire di un benefit, di una norma, di un emendamento, eccetera. Io non mi stupisco di questo, perché anche per i pannelli solari stiamo pagando gli incentivi drogati dell'inizio, sulla nostra bolletta dell'energia elettrica, cioè ce n'è un mondo di queste cose qui. Esatto, quindi su questo non mi stupisco. Io sull'inchiesta di fanpage non dico nulla, mi sarebbe piaciuto sapere luogo, data dei sversamenti, perché nel video non li ho visti, però io ho visto solo, scusate, sono arrivata anche in ritardo per questione di parcheggio, ma non ho visto questo, cioè, e non ho sentito il giornalista perché sono arrivata dopo, mi dispiace, però sarebbe stato interessante. Ora però concedetemi sul discorso del compost, noi l'abbiamo distribuito in ecocentro, io personalmente sono andata a vederlo, ho incontrato l'agronomo di SESA e l'ho trovato un compost buono, cioè io vengo un po' dalla campagna e quello che hanno distribuito nel nostro ecocentro visivamente non aveva corpi strani e
che non emanava cattivo odore. Lei non deve discutere, dopo lei interviene e dice quello che pensa. Io mi prendo la responsabilità delle mie affermazioni. Sì, ma forse io ho detto delle cose che lei non sapeva, perché io ho un ruolo istituzionale e siamo stati eletti quella volta perché si è creato un momento in cui si riusciva quasi, ecco. Oggi parlavo adesso con una persona qui, diceva forse adesso è l'unico momento in cui si può tentare di rilanciare il consiglio di bacino, perché se non viene rilanciato adesso, per un'altra volta ritorneremo nella palude. Grazie. Benissimo, Mattia, se vuole intervenire Mattia, no. Ci sono altri due interventi, poi lasciamo spazio. Buonasera a tutte e a tutti, io mi chiamo Mattia Donadel, sono della Riviera del Brenta. Faccio parte di un comitato che si chiama Funzione Zero, noi ci siamo occupati tanti anni, dal 2004, di varie questioni, non legate ai rifiuti, legate a autostrade, cementificazioni, eccetera, però nell'ultimo periodo abbiamo impattato anche noi, non tanto Sesa, che comunque riceve rifiuto umido da tutto il bacino veneziano e anche dai nostri comuni, ma sul socio privato di Sesa, in particolare di Oman, perché hanno cominciato ad acquistare dei terreni sui quali volevano, c'era un progetto un po' logistico, un'operazione altamente speculativa, e lì hanno cominciato prima di tutto a sversare, loro dicono che era digestato che veniva da un impianto che era una polverara, ma stando ai camion che noi abbiamo visto e stando alle testimonianze della gente che abita lì intorno, che ha subito gli stessi disagi di quelli della zona vostra, noi abbiamo il forte sospetto che invece questo sia compost che deriva dall'impianto della sella. Non possiamo dirlo con certezza, in ogni caso uno di questi abitanti, di questi testimoni, ce ne ha fornito un po', perché ce n'era tanto, abbiamo preso un po', l'ho portato a casa e dopo ho detto però non l'ho usato perché non mi fidavo, costava troppo, aveva plastica dentro, quindi l'abbiamo trovata. Quindi abbiamo un po', lo faremo analizzare anche noi e vedremo, perché apro una parentesi, prima sentivo parlare della, come dire, sacralità e sono d'accordo delle istituzioni, sì, però le istituzioni nel momento in cui tradiscono la fiducia dei cittadini non sono più sacri. Ma noi siamo partiti con dove c'è uno scandalo grande come una casa, quello del Mose, che continua a mangiare soldi inutilmente, dove per esempio il magistrato alle acque, no, faceva obbediva al consorzio Venezia Nuova controllato dai privati. Siamo in una regione in cui il passante, pedemontane, tutte le via dicendo, approvati da commissioni di valutazione di impatto ambientale, presiedute dal super commissario Bernizzi, da tutta una serie di personaggi che poi erano dentro le società, e avanti, posso andare avanti quanto volete su questa cosa. È chiaro che i cittadini non hanno più fiducia nelle istituzioni, ma la colpa di chi è? Della politica, da questo punto di vista. Bisogna assumersi le proprie responsabilità e anche vedere le contraddizioni. Io dico una, siccome l'intervento di Gianni Tamino ha centrato perfettamente il problema, io aggiungerò solo una questione, e cioè il fatto che allora, per quanto riguarda gli incentivi, allora, nel marzo 2018 il governo Gentiloni, in scadenza di mandato, ha stanziato, il decreto ministeriale 2018, 4,7 miliardi di incentivi per il biometano. Dopodiché il governo successivo, Lega 5 Stelle, non è che li ha tolti quei incentivi, li ha confermati, tanto che Arata è stato uno di quelli che ha voluto che nel contratto di governo questa roba del biometano ci fosse ben scritta chiara. Qualcuno magari di 5 Stelle ha anche sollevato, però la cosa è questa, quindi le contraddizioni dobbiamo assumere. Io non voglio dirci necessariamente della cattiva fede, però dobbiamo partire da dei punti per metterli in discussione, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Allora, torno un attimo sulle vicende del nostro territorio, perché oltre a questa questione qua, proprio sul biometano, lì in quel territorio che loro hanno comprato, che è un territorio che è praticamente con termine alla laguna di Venezia, la laguna sud, okay? È l'azienda, si chiama Anas Italia, sono 1300-1400 ettari tra valle da pesca e campi coltivati. Lì la regione del Veneto, a guida leghista, va bene, ha autorizzato un impianto di biometano andando in deroga al PAL, al piano di area lagunare, che pone un vincolo strettissimo su quelle zone,
al fatto che sia un sito dell'UNESCO, al fatto che sia un sito ZPS, cioè sito di interesse comunitario, zona di protezione speciale, e anche una propria stessa delibera di giunta regionale che vietava la realizzazione di impianti di quel tipo in quel tipo di zone lì. E anche zona archeologica, ok? Quindi, e oltretutto, nella verbale della conferenza dei servizi viene fuori, ma sì, ma tanto l'impianto è vicino alla Romea, alla statale Romea, quindi la valutazione di incidenza ambientale, che siamo dentro una zona ZPS, non serve, e quindi non l'hanno fatta. Quindi l'impianto è stato autorizzato e tra poco partirà, tra l'altro, con una variante per una complicità di SNAM, gas metano, che andrà a prelevare con un tubo. E ho fatto un conto proprio oggi pomeriggio in vista di venire qui, sarà un conto non precisissimo, però l'ordine di grandezza è quello. Questa cosa vi renderà, visto che produrrà circa 11 milioni di metri cubi di biometano, gli renderà circa 3.300.000-3.400.000 euro all'anno di incentivi, di quegli incentivi lì. Quindi capiamo quelli sono gli interessi, voglio dire, da questo punto di vista. Venezia si fonda perché, e qui un po' chiudo, scusami la lunghezza, poi mi faccio prendere dalla folla. Perché, come dice ancora una volta, non l'ha detto stasera, ma lo dice bene, l'ha detto bene in altre situazioni Gianni Tannino, cioè questa cosa, dobbiamo anche smontare questa narrazione che queste pratiche siano green, siano sostenibili, siano verdi, perché non è così. In parte l'ho già spiegato, ma c'è un elemento in più su quel quale dobbiamo riflettere e che ha a che fare con la questione dei cambiamenti climatici, che è l'emergenza più grave che ci troviamo ad affrontare in questo momento. Noi, per uscire da questa situazione, dobbiamo stravolgere completamente questo modello di sviluppo che noi chiamiamo di distruzione, ok? Questi impianti, cioè all'atmosfera, che la CO2 provenga dal fatto che io brucio un pezzo di carbone, un pezzo di legno, non è che fa differenza in quanto, come dire, elemento che trattiene il calore, ok? Allora, noi dobbiamo uscire dalla logica delle combustioni. Il compost va fatto, ma va fatto aerobico, va fatto pulito. Perché? Perché così non produciamo biogas e comunque va bruciato, e perché soprattutto quel compost trattiene carbonio. E noi, per uscire da questa situazione, l'IPCC ce lo dice quali sono gli obiettivi: dimezzare le emissioni entro il 2030 e azzerare entro il 2050. Però oltre ad azzerare le emissioni e ridurre quindi la quantità di CO2 che CO2 e altri gas serra come il metano, che poi il metano è molto più potente come gas radiante, dobbiamo anche favorire la cattura della CO2. La cattura della CO2 la fanno gli oceani e la fanno le foreste, la sostanza organica. Quindi, se noi la sostanza organica, invece di lasciare che si decomponga con i tempi della natura, quindi decenni, non poche ore in cui bruciamo, no, noi rimettiamo, continuiamo a rimettere carbonio in atmosfera, e questo produce quello che sappiamo. Poi c'è tutto il discorso di quanto costano, voglio dire, da un punto di vista. Cioè, noi per esempio lì a Mira abbiamo un cogeneratore, vi faccio questo esempio per essere molto speditivo, molto più piccolo di quello che lo stanno facendo, che funziona a olio combustibile. Beh, sapete dove arriva l'olio combustibile che vorrebbero bruciare? Adesso l'abbiamo bloccato per fortuna per un po'. Arriva dalla Slovenia e dalla Croazia. Allora, facciamo il conto di quello che consumano i camion per portare la roba lì e poi vediamo qual è la sostenibilità di questi impianti. Perché la logica di tutta questa roba qua è il business, non è l'interesse collettivo. Allora dobbiamo rimettere al centro della questione l'interesse pubblico, la salute dei cittadini e la tutela dell'ambiente. E le società pubbliche non devono far entrare, come la SESA, questi soggetti privati, perché volenti o nolenti, questi perseguono il profitto. Ultimissima cosa, scusatemi. Bioman da noi è entrata anche nella società, altro che sono contro gli inceneritori, perché si aspetta. Bioman è una delle società, allora mandato questo, la FINAM Group, il socio privato di cui si parlava prima, ha una holding di non so quante società che lavorano in due settori. Un settore è l'agroindustria e le biomasse, l'altro settore è il trattamento dei rifiuti a tutti i livelli. La Bioman è una delle società leader di questo gruppo. Hanno tutti sede a Milano, nel nostro territorio, via stazione 80 Pallò di Milano, okay? Quindi abbiamo allevato anche le sette in seno senza sapere. Ma il punto è, adesso ho perso la fine. La Bioman è entrata dentro Ecoprogetto è la società di Veritas, la municipalità 100% pubblica dei comuni del veneziano, tratta dei rifiuti. Questa società Ecoprogetto, che era pubblica anch'essa,
2016 ha venduto il 40%, 22 milioni di euro di quote alla Bioman e alla Agnus, che è un'altra società loro. E nel piano industriale c'era che cosa? Da fare un nuovo inceneritore per bruciare il combustibile solido secondario, l'ex CDR. Okay. Noi abbiamo protestato, certo, il sindaco dice no, state tranquilli, ma è solo una cosa così permesso perché bisogna fare l'operazione, ma il piano industriale non succederà. 20 giorni fa siamo andati alla presentazione pubblica per la valutazione di impatto ambientale della riapertura del vecchio inceneritore di Fusina, chiuso nel 2014, per bruciare 150.000 tonnellate di biomasse, 150.000 tonnellate di CSS, nel veneziano ne produciamo neanche 50.000 tonnellate, quindi bisogna vedere dove arriva sta roba, e 33.000 tonnellate di fanghi di origine civile, dicono loro. Per darvi la dimensione, l'inceneritore di Brescia, che è uno dei più grossi, fa circa 700.000 tonnellate l'anno, super giù lì. Con la buona pace, voglio dire, delle polveri sottili, dell'inquinamento, del fatto che questa è la situazione. Il socio privato arriva a mettere soldi, perché non può andare in perdita l'impianto di ecoprogetto, una perdita nel 2018 di più di 1 milione di euro. Deve trovare il modo di recuperare. Quando noi facciamo impianti di questo tipo, che sono grossi, il loro problema è rientrare nell'investimento, non è fare l'interesse pubblico. Invece l'interesse pubblico a volte può anche essere un costo, la salute dei cittadini è un costo, però un bene collettivo, un bene comune o no? Questo è il punto, bisogna cambiare ottica, scusate la mia. Avvocato di stasera, avvocato Moschini del Movimento per i Cittadini. Grazie, sono Matteo Moschini del Movimento Difesa del Cittadino. Avete trovato forse nelle vostre seggiole appunto dei volantini gialli, sono appunto i nostri volantini, li abbiamo lasciati qui questa sera proprio appunto per. Perché magari molti di voi qui non ci conoscono, abbiamo aperto una sede anche a Rubano proprio da poco e abbiamo appunto iniziato a seguire sostanzialmente dalla settimana scorsa, da quando appunto questa vicenda è appunto andata all'attenzione dell'opinione pubblica, appunto questa vicenda che sostanzialmente ci sembra anche abbastanza semplice, cioè ci pare che ci sia questo imprenditore che ovviamente ha perseguito il profitto, quindi insomma ha fatto il suo interesse e ci pare che lo abbia fatto, a differenza magari di quanto aveva detto prima una persona che riveste un ruolo istituzionale, non nel rispetto della legge, perché a quanto ci risulta nelle condotte di questa società ci potrebbero appunto essere dei profili penalmente rilevanti, perché insomma ovviamente se uno inquina è possibile appunto che commetta un reato. C'è poi, sempre a differenza di quello che diceva la persona che riveste un ruolo istituzionale, anche un evidente, a nostro modo di vedere, colpa del soggetto che doveva vigilare, perché se io devo vigilare, e naturalmente i sindaci, le istituzioni, l'ARPAV, tutti questi soggetti qui devono vigilare su quello che viene fatto sul territorio, cioè non è pensabile che ci sia un soggetto che possa appunto inquinare impunemente su tutti i campi. Io adesso naturalmente non sto dicendo che questo sia avvenuto, sto dicendo che può essere che sia avvenuto in base appunto a quello che abbiamo sentito e che stiamo leggendo in questi giorni sui giornali. Quindi ecco, dire che è impossibile che chi doveva fare i controlli non li abbia fatti, francamente mi pare un'affermazione assolutamente avventata. Insomma, ecco, l'abbiamo visto anche nel caso delle banche popolari, che anche lì naturalmente c'era chi doveva controllarla, Banca Italia e la Consob, e ci pare che non l'abbiano fatto. Quindi insomma, purtroppo in Italia quando si verificano dei disastri di questo tipo emerge sempre che chi doveva controllare o dormiva o non ha controllato, magari anche per il sistema, magari questo non è conosciuto da tutti, magari da coloro che ricoprono appunto ruoli istituzionali, per il sistema delle porte girevoli, perché magari io oggi faccio un lavoro, domani cambio lavoro e quindi magari devo andare a lavorare dal soggetto che prima dovevo vigilare. Quindi ecco, questo per l'onore del vero. Quello che stiamo facendo noi è molto semplice e mi ricollego anche a quello che diceva mi pare il senatore Endrizzi. Stiamo sostanzialmente raccogliendo i materiali e appunto tutte le segnalazioni, le denunce dei cittadini che vanno appunto nel senso di indicare che quello che è stato fatto appunto non doveva essere fatto. Quindi insomma stiamo ricevendo segnalazioni da diversi paesi, siamo stati chiamati ieri da un imprenditore di Casale di Scodosia che ci dice che non gli crescono più i meloni da quando appunto ha iniziato a spargere questo compost. Ci hanno poi chiamato segnalandoci casi di vitellini che nascono da anni con malformazioni, quindi insomma tutte cose di questo tipo.
abbiamo appunto intenzione di mettere tutto assieme e fare appunto un bel esposto e portarlo appunto poi nelle procure competenti, perché a nostro modo di vedere c'è il rischio che se la questione sarà gestita solo a livello politico possa appunto poi tutto risolversi in nulla di fatto. Quindi insomma interesseremo la magistra delle varie procure del Veneto di questa questione e speriamo naturalmente che su questa vicenda venga fatta piena luce e che chi ha subito dei danni, perché naturalmente chi aveva il campo e gli hanno distrutto il campo spargendo questa roba naturalmente ha subito danno, possa appunto essere appunto risarcito del danno che ha subito. Ecco, grazie, io ho terminato. Grazie. Ora adesso passiamo alle domande. Ho visto che c'è Nadia che si è prenotata. Sì, vieni. No, vieni qua con, no, vieni qua con il microfono, ti presenti. E lo so che sei. Sono pratica con i microfoni. Devi fare qualche domanda. No, mi vuol dire il parere del dire, mi sono personale, invece persone quante est, dei movimenti che qua ci sono le anni, abbiamo fatto. Va bene. Che c'è altre persone qua che vedo, d'Este, Stanghella o altro, che hanno fatto iniziative da 4 anni per il discorso del biogas. Nel mio comune c'è 5 impianti di biogas, 3 impianti di polli, tacchini vari. 10.000 maiali, dunque 24 piatti quadrati a fasoletto e terra, no? Dunque cosa succede? Noi altri cittadini ci muoviamo pochi, perché ci sono sempre pochi cittadini, chissà perché. Allora, andiamo da qui competenti, dal sindaco, non riceviamo risposta, andiamo all'ARPA, non riceviamo risposta, qualsiasi ente che noi altri paghiamo cittadini per le nostre tasse, non ne dà risposte. A questo punto mi penso che sia un problema politico, non come vedo che è politica dopo. Dunque, mi stasera vorrei andare via da qua, sentendo il PD, che posizione che ha su quello che si deve fare nel nostro territorio, il biogas. C'è da fare o non c'è da fare? Serve o non serve? Si aiuti i cittadini o no? Nel mio comune succede questo. 5 impianti senza avere un minimo di viabilità alla sua struttura. Inizia a caricare sue strade e ne distrugge. Ponti del 1700 distrutti con un'ordinanza su, ma che ne ha fatto un commissario però, non i sindaci. Un commissario che aveva detto, sono venuto da io come dai sindaci, forse puoi fare qualcosa? Certo signora, 10 firme me porta qua. Beh, raccolto 10 firme, in 15 giorni ha detto, ma i preposti, io che ho fatto, perché risponderà quello che sei, e io ho fatto l'ordinanza. Ha detto, c'è da augurarsi che resti i commissari nei comuni. Signora, ha detto, mi non ho niente da accontentare questo nuovo. Cioè, mi ha fatto capire che comunque, che prima non l'ho fatto perché era qualcosa da spartire con questa gente qua. E ho detto che si diceva robe chiare. Finché da parlare finora, mi non sai che mi rispetto, ho sempre parlo da tre, tutti in tracci di apolitica, io sono cittadino. Allora, i ponti, mia casa mia vecchia, facevi sì proprio il ponte. Da quando che inizia questo, ti triculare tutto. Lo dovessero prendere 8.000 euro per buttare su delle baracche, perché io crollava tutto. Il ponte invece che, parli indietro, il quarei saltava via, uno dei biogas dell'impianto, lo sono fatto due rumeni in mezza giornata che ha tirato via spente dal ponte e gli ha rifatto. Mi per buttare sulle baracche che dovessero fare il progetto 500 euro di geometra, poi mi ha fermato perché fa parte dei beni paesaggistici, aspettare il discorso del assenso, silenzio assenso a me, più un mese senza neanche un carteo dire soltare a nome del TAE, e non va a parlare nessuno, non va a parlare né opposizione né chi che governava, nessuno. Allora questi sono i problemi che vorrei che mi avesse detto. Adesso stasera mi sono qua, se da stamattina è sindaco che passa continuamente i cami del famoso digestato. Su ponti con ordinanza, i vigili non fa niente, il sindaco meno che meno, e ora mi voglio sapere, se il mio cittadino quando che volta all'arma, 2 anni di ospedaggio in Ucraina, che vogliamo sapere,
ma ho già visto l'attesa, perché tutti chiedono come ti chiami. Oh, questa è realtà. E che chiedo, ma come mai che c'è sta storia che tutti chiedono? E perché tutti, ma come mai che voi altri del bene, un imprenditore che ha fatto un'assemblea che anche da Mino, di questi, e che mi dicevo, ma come sei possibile chi dà via libera continuamente a signore che mi ho 22 enti che mi dà via libera, io li pago tutti, ma questo lo sai io di sicuro, mi posso pensarlo. Ma allora, del fatto, per le universitarie, quando vuoi fare stasera, mi vuol dire che il PD, se tu essi l'impegno, 5 Stelle, se tu essi l'impegno, devi dire in regione, basta sta roba qua. Per quanto riguarda gli agricoltori, dico una roba, che ho finito dopo? No, che ho finito, devo pagare massa. Allora, gli agricoltori, qua devo chiarire anche, cosa vuol dire essere agricoltori? Dicevo io che ne sono gli agricoltori, che da dire che sono signori agricoltori, che se mi guadagna più normalmente e gli affitta i campi come suonavo a strada qua, gli ha da capire che la Costituzione dice che la proprietà privata vale finché tutelai che è mia del diritto di vivere, perché la terra, l'aria e l'acqua sono un bene comune. Invece sono ancora di sinistra, ma non me ne provo più da tanto tempo che 15. Però sono ancora un cittadino. Sono ancora un cittadino che lotta per i diritti di tutti, non singolo. Allora, cioè, essere chiari, dicevo cosa vogliamo fare. Mi vado al mio sindaco, mi vado a rispondermi che io non ho tempo. Perché ho detto, ma è la di Agallan. E Agallan cosa sta detto al mio sindaco, che ha già lì che è parlamentare, con Salvini, ma io anche lo so perché ha detto che ha votato. Perché la politica è facile, che ha già fatto, se non si può dire, cosa vogliamo? Ma gli italiani chi siamo? Non lo so. Allora dico, detto questo, quando io consumavo a sorreggere qui, perché si sono letto entrambe, e sono andato per Pietro, cosa ne pensa quello che fa Cesare Noantri? Signora lì. I miei referenti sono Arpaf e Asi, tutto l'resto è terrorismo, ma come si fa a dire questa roba qua? Non altri ce ne chiedono, mi voglio andare a finestra e respirare, voglio andare qua a strada e voglio andare senza capire che per colpa, voglio andare a casa. Ai biogas. Però correttamente, ho detto al mio gruppo, prima di fare articolo sul giornale, parliamo col sindaco, sentiamo se che sta con gli altri. Mi sapevo cosa rispondevo, ma ho visto che sento gli altri. Ho detto per fare articolo, dico se ne pensi, da che parte sta tu, il gioco sta con tutti. Questa è la risposta. Vabbè, io la voglio dire, non ti ho visto anche con tutti i soldi torce, proprio responsabilità. Prego. Chi vuole fare un intervento magari si avvicini qui e si presenta. Buonasera. Mi chiamo Compagnin, lavoro presso una organizzazione professionale agricola in provincia di Venezia e seguo proprio anche alcuni allevamenti zootecnici dotati di impianto di biogas. Quando l'altra sera ho visto in internet, non ricordo in che trasmissione, il servizio di fanpage, ho fatto un salto, mi sono rizzati i capelli nel vedere, come dire, quegli spargimenti di compost fatti in quella maniera. Perché, e devo in parte dissentire da quanto diceva il dottor Tamino prima, gli impianti di biogas, parlo di quelli alimentati da reflui zootecnici,
soggetti ad autorizzazione unica da parte della regione, per questa autorizzazione mediamente ci vogliono 2 anni di lavoro burocratico e di controlli di autorizzazione di tutti i tipi, in particolare la conferenza dei servizi per poter avere le autorizzazioni. Non dappertutto, però mediamente è questa. Una volta realizzato l'impianto c'è tutto un controllo su quanto entra, su quanto esce, le analisi, la comunicazione dei nitrati alla provincia di Venezia, alle province, il registro delle concimazioni per controllare per esempio quanto azoto va a finire sui campi. Quindi nel vedere quello che ho visto, quegli spargimenti fatti in quella maniera, significava che certamente si stava facendo qualcosa di illegale e nessuno stava controllando. E sarebbe anche bastato che qualcuno informasse per esempio l'organismo pagatore della regione Veneto, AVEPA, nel dire: ragazzi, andate a controllare cosa sta succedendo, perché qui si stanno violando delle norme relative alla famosa condizionalità, cioè il rispetto di alcune normative di carattere agroambientale che prevedono anche l'uso del compost o delle concimazioni in una certa maniera e non in quella maniera selvaggia. Allora, quando, e chiudo, ho visto questa roba, come dire, mi è venuto anche in mente immediatamente questa situazione che è stata citata da Donatel prima, questa autorizzazione concessa alla società, ad una società in provincia di Venezia che ha acquistato questi terreni, società posseduta in maniera diretta o indiretta ancora dal famoso ingegnere, ok, di via di Milano, stazione 80 di Ottanta. Ebbene, questa autorizzazione è stata ottenuta in pochissimi mesi. Vi do soltanto un dato, e qua c'è carta che canta: la conferenza dei servizi, la conferenza dei servizi che ha deliberato l'ok a questo impianto fatto in zona sito ZPS, protetta dall'UNESCO, in zona archeologica e via di questo passo, è stata fatta il 24 ottobre del 2016. La delibera di giunta regionale unica autorizzativa è datata 26 ottobre 2016, 2 giorni dopo. Io non ho mai visto una cosa simile. Allora, sentirsi dire che queste cose succedono solo perché ci sono certe persone dietro che riescono ad ottenere quello che gli altri non hanno, perché un'identica società pochi anni prima si era vista rifiutare nello stesso posto una autorizzazione per un impianto di biogas in quanto incompatibile con quell'area, è arrivata un'altra persona probabilmente potentissima che si è fatta rilasciare, come dire, in pochissimo tempo questo è il quadro che mi preoccupa, al di là come dire del fatto di non rispettare determinate norme sull'uso del compost, eccetera, ma che ci siano delle logiche che vanno proprio al di fuori, come dire, delle, e quindi, come dire, anche la filiera, e poi mi fermo, voglio solo citare, la signora di prima citava cosa ha fatto il PD, nel caso specifico che ho citato, sto parlando di Lughetto, di Campagna Nubia, l'unico partito che si è opposto a quell'impianto, che ha fatto delle interrogazioni, è stato proprio il PD nella figura di consigliere regionale Bruno Pioggia. Questi sono i fatti e vi ringrazio. Allora, io sono Emanuela, sono del comitato di Bovoleta e noi abbiamo 4 impianti, di cui uno dell'ingegner Mandato, e io la definisco una cattedrale nel deserto perché non è collegata a niente. Noi come cittadini, voglio fare proprio in 5 minuti la cronostoria. Abbiamo fatto i filmati, abbiamo fatto esami dell'aria, dell'acqua, del terreno e anche sulle persone. Allora, io non voglio sembrarle, senatore Rizzi, cattiva nei suoi confronti, però noi 3 anni fa ci siamo incontrati con il gruppo di ospedaletto di Stanghella ad Albignasego. Io le ho portato... Non solo voi, c'erano anche... Sì, l'ospedaletto Stanghella, c'erano poi, non so, gli altri, comunque eravamo in 5-6 persone. Io le ho portato tutti i miei mappazzoni di esami, fotografie, eccetera, e poi io aspettavo qualcosa. Sono passati 3 anni. Per quello che riguarda il signor Berti, voglio dirle questo. Noi eravamo dalla dottoressa Claudatus, che è un medico dell'ambiente, e aveva in mano gli esami, era con dei cittadini, gli esami che erano stati fatti sulle persone, e quindi risultava veramente una cosa gravissima.
ha chiamato il signor Berti e gli ha detto: questo è un disastro ambientale, provvedi di contattare i comitati e di farti avanti. Sono passati 4 anni e non è stato fatto nulla. Allora, io dico questo, ringrazio il giornalista di Fanpage, però non trovo giusto che ci debba essere, come si dice, un'inchiesta per smuovere gli animi dei politici, perché noi cittadini non possiamo fare i guardiani del territorio e lo facciamo continuamente, non per niente. L'11 di questo mese sono stati sversati non so quanti camion di prodotto biodigestato, letame, non letame, quello che era. Siamo stati chiusi in casa. Vicino a casa mia abita una persona che è un malato oncologico, quindi ha chiamato i carabinieri lui, li abbiamo chiamati noi, i carabinieri hanno detto: se il sindaco non si muove, non ci dà una dritta, noi non sappiamo cosa fare. Il sindaco era irreperibile, ho mandato una mail che le farò vedere, perché tutto quello che io dico è tutto non contestabile. Basta le mail che lei manda a me, se ecco. Me le ha mandate. No, lei non le ho mandate perché non ce l'avevo, ma perché era attraverso comunque i suoi collaboratori. L'USL ha rimandato tutto al sindaco, dall'11 sono passati, dunque oggi non so quanti ne abbiamo, 21, ecco, e non c'è stata data risposta. Io ho i filmati di quello che accade la notte, perché ci sono robe di sentirsi traditi, e lo condivido. Non sono qui per mie iniziative, io non sono venuto a fare passerella, mi hanno chiesto di partecipare e sono venuto volentieri. Su quell'episodio, su quell'incontro che ci fu 3 anni fa, lei giustamente adesso dice: io non avevo contatto direttamente con lei, ma non erano neanche i miei collaboratori, erano delle persone che tenevano i rapporti. Io non ho avuto più poi dopo input in quel senso lì, però non è per scaricare responsabilità, semplicemente tra le tante cose questa non si è concretizzata. Però io ricordo di avervi detto che la competenza sulla gestione dei rifiuti e questo tipo di situazioni che voi mi portavate è una competenza regionale, per cui c'era bisogno di attivare una rete a livello locale. Io posso fare il terminale in Parlamento, sollevare la questione dopo che è stata fatta un'analisi, fare un'interrogazione su un punto specifico. Sull'ARPA? Ma l'interrogazione è sull'ARPA, va fatta in regione. Quello che lei dice non si sente, si sente solo una persona che mi interrompe e io che non riesco a dare le risposte, per cui se mi permette continuiamo a nominare l'ARPA. Quante volte l'abbiamo nominata? L'ha nominata lei l'ARPA? A me sembra che l'ha venuta fuori numerose volte. Io se non ho... Se di controllo non controlla, no? Ma guardi, quello che lei dice non si sente. Se mi lascia confusione... Prego, scusi. Allora... Avevo sostanzialmente concluso. Io non credo ci siano mail sue a cui io non ho dato risposta, richieste che non ho dato risposta. Se ci sono delle questioni, Non fa ascoltare i miei soldi, non li ho presi. Ho detto, no, ma dico sono questi che comandano normalmente. Ecco, siccome ne ho pochi e ne prendo pochi, non credo sia un appunto che può rivolgere a me. Ad ogni modo, dell'altro episodio di cui lei parlava, io non sono minimamente a conoscenza, non so, lei guardava a me, ma io non sono la persona che le può rispondere. Stefania. Buonasera, volevo fare gli onori di casa, visto che abbiamo parlato giustamente di Veneto, tanti posti, ma a Conselve abbiamo un problema, abbiamo un grosso problema a Conselve, che riassumendo comprende tutte le cose che avete visto, aumentate nell'ennesima potenza. Abbiamo la distilleria più grande d'Italia, una delle più grandi d'Europa, che ci sta facendo praticamente patire le pene dell'inferno. Non sto parlando di dati soggettivi, perché siamo un gruppo di cittadini, non siamo né comitati né partiti politici, niente, siamo cittadini, mamme, genitori,
insegnanti, pensionati, siamo un po', rappresentiamo, la, vedo tantissime facce amiche qua dentro, rappresentiamo un po' tutta, tutta Conselve, ma purtroppo sono anni che combattiamo contro un mostro che ci propina quotidianamente odori pazzeschi, cioè siamo reduci, forse se uscite stasera può darsi anche che lo sentiate perché arriva tranquillamente in piazza, odori che comunque un po' di fastidio ci vengono a dire, che contiene comunque etanolo, che contengono sostanze che sono altamente inquinanti, cancerogene, abbiamo polveri che si depositano quotidianamente sopra i giochi dei bambini, sopra le nostre case, sopra le nostre teste. Siamo a 150 metri in linea d'aria dal polo scolastico dove ci sono 4.000 studenti che quotidianamente frequentano le nostre scuole. Siamo a 150 metri dall'ospedale, siamo a 150 metri dalla casa di riposo, siamo a praticamente in centro paese, ma c'erano prima loro, fondamentalmente c'erano prima loro. C'erano prima loro, sì, ma qual è il problema? Che prima loro avevano una produzione di 3 mesi all'anno e sicuramente non producevano nella maniera in cui producono oggi, visto che il nostro sindaco ha dato un permesso per ampliare 7 volte tanto la distilleria. Distilleria in centro paese, insediamento in sable, categoria A, sottolineo, ok? Allora, noi mandiamo quotidianamente, noi chiamiamo il 115 perché l'ARPA ci ha detto di fare così, chiamiamo il 112, abbiamo interpellato ormai, penso che manchi solo Papa Francesco, dopodiché penso che abbiamo contattato tutti quanti, tutti, li abbiamo contattati tutti. Noi abbiamo fatto, ci siamo autotassati, abbiamo fatto noi le analisi, sono analisi che non ci lasciano tranquilli. Sul rumore? Su tutto, tutto, ah sì, il rumore, perché noi abbiamo, poi sono tra l'altro un polo agroalimentare dove c'è distilleria, cantina, tutta una serie di cosucce in centro paese, giusto che ci siano, no? Ma magicamente allora arriva l'impianto per misurare i decibel, sparisce il rumore, arriva la centralina dell'ARPAV, il fumo diminuisce, è, come l'ha definito il prefetto, un giro perverso. Noi lo definiamo la caccia del gatto e del topo, e ci siamo, ormai ci sentiamo quasi impotenti perché siamo quotidianamente presi in giro. È stata istituita una commissione comunale, commissione ambiente, vedo che qua dentro c'è anche il presidente, e dopo aver fatto un'incursione in consiglio comunale una sera esasperati, siamo entrati in consiglio comunale con le mascherine, allora si sono accorti che c'eravamo, perché prima ha dato fastidio, consiglio comunale straordinario, c'erano più di 200 abitanti, imbufaliti ma civilissimi. Siamo stati tacciati da terroristi ovviamente perché avevamo un lenzuolo con scritto adesso basta, veramente terrorismo puro. E siamo andati dal prefetto, siamo stati ricevuti in provincia, siamo stati ricevuti da assessori di diverso grado, di diverso tipo. Abbiamo contattato parlamentari, ci troviamo tipo carbonari di sera, di notte, giriamo in mezzo ai campi per fare tutti i controlli. È sotto gli occhi di tutti, sotto il naso di tutti, ma purtroppo, ripeto, l'impennata, come abbiamo visto dal professor Tamino, dei tumori che si sta verificando a Conselve, fa parte della media nazionale. L'USL ha detto che l'indagine epidemiologica non si può fare per 11.000 abitanti, non si può fare un'indagine epidemiologica, siamo troppo pochi. Cosa siamo? Cavie da laboratorio? Grazie. Salve, dal libro Samantha di Urbano, che sono andato a difesa del cittadino. Noi siamo stati contattati a Urbano durante le politiche da tantissimi agricoltori che ci hanno fatto questa testimonianza su Sesa all'inizio di febbraio, prima che uscisse il caso Fanpage. E con un'esperienza pregressa, una discarica fantasma, avevamo già dei buoni contatti con la forestale di Padova e con i carabinieri, per cui abbiamo chiesto un appuntamento e di poter con loro valutare come muoverci e cosa fare.
A questo incontro, dopo aver raccolto alcune informazioni, sono andata con Mattia Donadel, con Luca Martinello e con l'avvocato Moschini. E ci tengo a fare questa osservazione perché le istituzioni a cui dovremmo rivolgerci ci hanno risposto che sono le prime, i carabinieri, che non si fidano di ARPAV. Ci hanno detto davanti alle 4, ci hanno detto che loro stessi gli esami non possono fidarsi di ARPAV, che avevano una convenzione con un istituto esterno privato, ma è scaduta, per cui non saprebbero neanche dove portare i campioni da analizzare. E se fidassi dove li portano? Uno. Due, anche perché hanno ben capito che, come avete visto, come riescono ad avere le autorizzazioni in pochi giorni di impianti complessi, che sono con vincoli enormi, arrivano anche a contarsi il laboratorio dove si portano a fare gli esami. Per cui i carabinieri, tra l'altro, ci hanno confermato, abbiamo pure i testi scritti, che purtroppo, e qui secondo me c'entra molto la politica, sono in quattro che servono tutta Padova. Tutta Padova, quindi FAS, rifiuti, SESA, in quattro persone che devono gestire carte burocratiche, che devono fare tutto il lavoro per fare scontrolli, fermare e controllare i documenti di trasporto, posti di blocco, intercettazioni telefoniche, tutto qua. Quindi avevano iniziato addirittura un anno e mezzo fa, su segnalazione di un comitato, un'indagine SESA, con la legge che è stata approvata sui rifiuti ultima del compost, dove si sono introdotti la possibilità di buttare vetro e plastica nel compost, la loro indagine è saltata perché hanno dovuto riniziare da capo, perché quello che avevano in mano è diventato legale. Okay, quindi la politica c'entra tantissimo, sia dal punto di vista dei vincoli, dei limiti che alza, come sui FAS, come su tutti i limiti che quando qualcosa non va viene alzato. Un attimo. La Lega, no, ho sostenuto la Lega, io ho fatto una lista civica mia, ho sostenuto un sindaco che mi piaceva, medico con una figlia disabile, che secondo me era bravissimo, perché le persone brave ci sono nel PD, ci sono nella Lega, ci sono nei 5 Stelle, ma ci sono gli competenti nei 5 Stelle, nel PD e nella Lega, ok? Quindi quando trovo una persona valida, io la sostengo, e per me la persona, uno vale uno se è una persona valida, perché se non è una persona valida non fai niente. Chiaro? Sì, è proprio così. Quindi vi ripeto, secondo me è importante, uno, se veramente fosse che la politica si attiva per fare in modo che ci sia un'ARPA, intanto sopra le parti, intanto abbiamo l'ARPA commissionata ormai da una vita, sarebbe ora che ci fosse un presidente che risponda di qualcosa. Ci fossero più forze dell'ordine incaricate per indagini ambientali, che si ritornasse ad aumentare perlomeno il personale disponibile per queste indagini, perché non c'è, ce l'hanno scritto e ce l'hanno dichiarato loro. Terzo, in effetti, come si può vedere la documentazione, e qui bisogna muovere anche, noi ci stiamo muovendo per chiedere anche a livello europeo, se è possibile che su un sito UNESCO, su un sito che ha ricevuto fondi, su un sito che è protetto dalla comunità europea, si possa costruire un impianto industriale che in Italia dovrebbe essere vietato anche in zona agricola, semplicemente in zona agricola, dove in altre regioni è già stata bocciata l'autorizzazione in zona agricola di costruire questi impianti, e invece noi l'abbiamo fatto in una zona protetta. Quindi ci sono determinati meccanismi, sì, ci sono determinati meccanismi che e dopo noi siamo a disposizione per i privati. Buonasera a tutti, io sono un cittadino di Pozzonovo e ritengo di essere solo cittadino. Ho sempre pagato le tasse e continuo a pagare le tasse. Voglio farne perdere su un minuto. Io una domanda da fare a loro, non al dottor, conosco già la risposta, ma al dottor Enrizzi è questa. Visto la situazione di noi cittadini che stiamo subendo questo tipo di inquinamento, che è anche più grave di quello che diceva il professore, perché un inquinamento che è profondo, che non è soltanto che a noi viene il cancro, ma che è possibile, per quello che sono le nuove conoscenze, che ci sia uno storico di questa malattia legato non tanto al DNA quanto all'RNA. E questo è un dato molto recente, un dato molto sicuro, è un dato molto preciso, non vi voglio tediare. E quindi è anche possibile che le nostre progenie possano avere questi problemi. Allora io chiedo, come cittadino che sto subendo questo, perché no, mi sveglio, ho odori tutti i giorni, mia moglie ha crisi d'asma tutti i giorni per questo, bene, cosa vuol fare la regione da un punto di vista sociosanitario? Secondo me, dottor Enrizzi, il nuovo piano sociosanitario che ha fatto la regione, che voi avete votato, in questo senso pensa di aiutare
questo tipo di cronicità, questo tipo di situazioni che verranno fuori, dove il 70% delle persone hanno un'esenzione per patologie respiratorie. Io conosco già le cose, io sono assolutamente d'accordo. Questa è la domanda che faccio a lei. Andiamo un po' all'intervento, adesso c'è la Sonia Perenzoni che aveva alzato la mano da tempo, se vuole. Buonasera, grazie per la possibilità di parlare. Sono campanese Giuseppina e sono stata sindaco di Casalserugo. Casalserugo aveva una discarica che incombeva sul paese, ma non era del paese perché era di Ponte San Nicolò, cioè dei nostri vicini. Noi abbiamo lottato tantissimo per questo, e sono andata sindaco perché facevamo parte di un comitato e abbiamo detto: ma se noi protestiamo sempre, a un certo punto cosa risolviamo? Vediamo se riusciamo anche a essere propositivi. Quando io sono arrivata sindaco, la prima cosa che ho fatto è dare la possibilità ad una cooperativa, non era qualcosa di più, di fare delle indagini sulla discarica. La cooperativa ha dato risultati che la discarica inquinava e sapevamo che era così, ma avevamo la documentazione e questa documentazione la nostra amministrazione con consiglio comunale l'ha mandata in procura. La procura ha aperto le indagini, da lì è partito un processo, ci sono state delle condanne, sono andati poi in appello e via di seguito perché avevano mezzi grossissimi l'APS, però da quel momento si è iniziato un processo di chiusura della discarica. Allora io vi dico che, dico a voi cittadini, non pensiate che io ero simpatica alla mia popolazione, perché facevo delle cose che probabilmente non erano sempre molto gradite, e guardare in faccia un sindaco, bisogna che il sindaco abbia gli occhi bene aperti e sappia guardare in faccia bene anche il suo interlocutore. Avremmo anche noi potuto prendere denaro che ci veniva offerto, ma bisogna sapere, come ha fatto questo gruppo di giornalisti, sapere anche dire no e andare avanti per la propria strada. Ma un sindaco ha potere. Il sindaco di Carceri è stato l'unico, mi ricordo 2 anni fa a Este, che è stato l'unico che ha fatto però un'ordinanza perché nel suo territorio non venisse portato il digestato. Io non lo conosco, non so niente, però in quel momento lui ha detto questa cosa qua. Allora io dico che se i sindaci vogliono, possono fare e hanno potere di fare e possono salvare le loro popolazioni. E al governo dico che una delle voci più importanti e la cosa che deve diventare fondamentale da essere sviluppata, da reggere e a dare anche tanto lavoro è l'ambiente, ricordatevelo, autotrasporti, strade inutili, tutte cose inutili che si stanno facendo. Vengono messi denari in cose che non servono, che a noi cittadini non ci servono. Ed è ora che non ci governino i club, le lobby e cose di questo genere, ma che ci governino delle persone che sono veramente tali, che hanno una grande morale, perché quando si è di fronte alla cosa pubblica, questa è la cosa più importante. Anche se non si sarà rieletti, non ci deve interessare questo. In quel momento che si è là, si deve fare per quel momento là, per quella cosa là, per questi cittadini, che siamo stufi di tutte queste cose, veramente. Però i politici hanno potere anche per il paese. Sonia. Buonasera a tutti, sono Sonia Perenzoni, vengo dal Vicentino, Montecchio Maggiore.
E, solo per raccontarvi brevemente la mia esperienza, io ho cominciato nel 2014 a occuparmi dell'inquinamento di FAS e avevo cominciato a fare accessoriati in comune da semplice cittadino, non mi hanno mai dato niente e allora ho detto bene, allora adesso io mi candido, entro come consigliere comunale e vediamo un po' se i documenti me li date. Mi sono candidato, sono entrato in consiglio comunale tramite accesso agli atti, interrogazioni, mozioni, eccetera, che ho rotto le palle per 5 anni. Alla fine hanno dovuto ammettere che abbiamo un problema. Ho portato tutti i nostri deputati e senatori nel 2016 in procura a Vicenza a depositare un esposto e qui, anche questo ha aiutato, diciamo, ad avviare le indagini. Abbiamo un grosso problema in Veneto perché stasera sono venuta per ascoltare anche cosa succede nel Padovano, perché io conosco il Vicentino, non conosco il Padovano. Diciamo che siamo nella merda. C'è proprio, a livelli che secondo me o diamo una scherzata, però il cambiamento non è mai semplice, perché a tutti noi piace avere una macchina sotto il sedere e con l'aria condizionata, a tutti noi piace la sera chiudere le porte e accendere il condizionatore, quindi però mi rendo conto, anche per un'esperienza di vita che sto vivendo in questi giorni, che di ragazzi giovani ammalati ce ne sono tantissimi e questo mi fa incazzare, perché non è possibile. Quindi, veramente, adesso il politico e il non politico non frega niente. Qua è il cittadino che si deve un attimino tirare a scantarsi fuori, perché non è possibile che uno deve lavorare 10 ore al giorno in una fabbrica, come operaio, in mezzo a oli esausti, aspiratori che non funzionano. Ne ho sentite di tutti i colori in questi giorni, e poi è ovvio che ti ammali. Poi bevi e mangi e respiri merda, è ovvio che ti viene un tumore, ti viene una malattia, è normale. E questa cosa purtroppo ci dobbiamo dare un taglio, ma dobbiamo cominciare a cambiare prima noi le nostre abitudini quotidiane. Adesso forse Zaia mi ha querelato, non lo so ancora, sto aspettando il burr, perché forse avete visto il video della discarica lungo la Pedemontana a Montecchio Maggiore, e si è un po' incazzato, poverino, perché sai, il Veneto è bello, il Veneto è, siamo tutti bravi, è tutto bello il Veneto, il tiramisù, il prosecco, è tutto figo. Non è possibile far vedere che invece purtroppo c'è anche un altro lato, che è quello che stiamo pagando oggi e pagheranno i nostri figli purtroppo. Questo progresso che abbiamo avuto così veloce, 20 anni, wow, tutti quei schemi, tutti quei posti sotto il culo. Ragazzi, da qualche parte il conto ci sta arrivando e sta arrivando forte, e adesso insieme anche con i regionali e quelli che abbiamo al governo, il ministro Costa, sinceramente l'ho conosciuto, mi dà molta fiducia, mi dà la fiducia e la competenza di una persona che di ambiente ne sa, a differenza almeno rispetto ai precedenti che di ambiente non sapevano una mazza, almeno questo di ambiente se ne intende. Dobbiamo mettere soldi per le bonifiche, non c'è niente da fare, abbiamo un territorio che è martellato. Le discariche che noi conosciamo, che abbiamo portato alla luce, sono una minima parte di quelle che veramente ci sono. Il discorso della Sesa, io quando ho visto il video di Fanpage mi sono incazzata come una bestia, ma non è possibile. Questi per guadagnare quanti soldi in più? Cosa? Per arrivare dove? Per fare che? È meglio che mi sto zitta adesso, perché sennò mi sopporti e vestiti. Grazie a tutti, buonasera. Interventi, poi passiamo alle risposte, perché spero che abbiate preso gli appunti. Vengo da una località, da un lago che vi dà da bere, forse non lo sapete, è un lago che ha 170.000 anni, si chiama Lago della Fontega o l'anfiteatro, circondato dall'anfiteatro di Arcugnano. A dire il vero vengo anche da altri paesi dove, quando sono in Svizzera, per esempio, penso che ormai non ci sia più nessun commercialista che, quando dici, ma scusi, vorrei avere una fabbrica da qualche parte che inquina un po', magari, che subito dicono vada nell'Euganeo Berico Vicentino. Ci sarà un motivo per cui queste istituzioni sono così distratte nell'Euganeo Berico Vicentino?
Grazie. Comunque, sono felice che sappiate tutti, attraverso questo mio intervento, che l'acqua che bevete, un po' meno di quelle che sono le conseguenze, viene dal Lago della Fonte, che è un lago che ha 170.000 anni, dall'anfiteatro del Lago della Fonte, dove ci sono 1.000 associati che rappresentano, e che da 20 anni cerchiamo timidamente di far notare che rifiuti sversano dentro lì, che scia di malati di anomalie del sangue, sono 2 su 3, ma noi le testate le abbiamo fatte, e che questo percolato inquinato vi porta ad abbeverare tutte le culture che avete voi qui a est, perché muore qui a est e non entra quest'acqua, mentre a nord va verso 2000. Questa è una notizia che a me ha stupito, che ci siano ancora giornalisti che non si fanno comprare con 300.000 euro, perché 300.000 euro sono tanti soldi, anche per chi vedevamo tanto protestare. 300.000 euro sono tanti, anche per chi abbiamo visto protestare. È difficile rinunciare a 300.000 euro, è vero o no? Ecco, questo è un tributo che noi daremo dentro l'anfiteatro Bellico. Io sono sputtanatissimo, mi chiamo Franco Marosso Forrosa. Dopo che ho denunciato tutte queste cose, sono stato condannato da un sindaco che, senza prove, senza CTU, dopo che è stato assassinato il professor Maurizio Tosi, che era il più grande archeologo di riferimento, dopo che sono stati assassinati i nostri informatori, tra cui Maurizio Pretto, un grande ecologista, dicono: come mai è stato ucciso? Ma noi sappiamo tutto, ci ha detto tutto, dove scaricavano. Adesso, da domani, quando comprate comunque il giornale di Vicenza, quando comprate l'Arena, qualche altro giornale, magari pensiamo di più al fanpage, no? E a questo Luca, che grazie a lui è stato dato risalto a qualcuno, a un martire che non ha voluto prendere quei soldi, a una Sonia Perenzoni che hanno tentato di ridicolizzare. E questa è la fine di tutti quelli che vogliono avvisare di quello che stiamo bevendo, di quello che stiamo mangiando. Purtroppo non è che giro solo nel Lago della Fonte, ripeto, quando sono nei commercialisti, dei commercialisti, se lo vuoi inquinare, va in quella zona lì, ci sarà un motivo. Un applauso per favore per quei ragazzi che adesso è assente, non c'è, ma lì si parla di sempre di lavoro. Quando comprate il giornale, che sa che ci sono. Io sono Sheila di Staghella, che compare anche nel video di fanpage, il nostro paese. Sono una mamma di 2 bambine piccole e sono molto preoccupata per la salute delle mie figlie. Abitiamo a 300 metri da un mega impianto, c'è un allevamento intensivo di suini, un allevamento intensivo di polli, galline ovaiole e, per finire, una bellissima biogas, sempre di proprietà della Bioman, alla fine Biogreen, ma comunque deriva sempre da Bioman. E noi stiamo morendo di puzza soprattutto per questi allevamenti e per l'odore acre della biogas, che alla fine è lo stesso odore che si sente all'ospedaletto. Però dietro la puzza c'è ammoniaca, acido solfidrico, PM10, particolato, tutte sostanze che fanno malissimo soprattutto ai bambini. Noi abbiamo chiesto aiuto ad APAV, ad US, a tutti quanti, ed APAV ben 9 mesi fa ha iniziato un monitoraggio con i radielli. Ne ha fatti 2 monitoraggi e dopo 9 mesi noi dobbiamo ancora avere i risultati. Siamo in contatto con Greenpeace, addirittura Greenpeace con i suoi legali ha fatto una richiesta per avere i dati del monitoraggio. La regione da cui siamo stati, da alcuni componenti, anche quella ha fatto una richiesta con PEC per avere i dati di radielli. E ancora non li abbiamo avuti. Abbiamo fatto una perizia nostra privata con i soldi di noi cittadini. Abbiamo constatato che le falde sono inquinate, le falde con cui irrighiamo le nostre verdure, i nostri fiori, i nostri prati, tutto quello che mangiamo, sono inquinatissime. Ancora non ci hanno ascoltato. Ma chi dobbiamo chiamare per essere tutelati noi e i nostri figli? A chi dobbiamo dirlo? Alle istituzioni? A questo punto? Stiamo inviando una media di 3.000 al giorno a 9 enti preposti. US, APAV, Presidente Regione,
comune, carabinieri, forestale, noi, tutti quanti, da tutto il paese, perché si sente puzza, non proprio tutto il paese, c'è sempre metà paese che non sente, da quella metà che sente. Nessuno ci ha ancora risposto. Dopo 15-18 giorni che inviamo 3 mail al giorno, non abbiamo ancora ricevuto una risposta. È possibile? Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Denis Cuzzo, sono un videogiornalista, mi occupo di territorio, vengo da Vicenza e vi devo dire una cosa chiara. L'era con la quale si abbeverava l'orto con la pompa è finita perché morirete. È pieno di gente che sta morendo, ci sono delle bombe ecologiche nel territorio vicentino di cromo esavalente, diossina, cianuri e chi più ne ha chi più ne metta, e sono solo le poche che sappiamo e che riusciamo a tracciare al momento, è tutta roba che viene qui dove c'è l'agroalimentare industriale ed esportiamo il Made in Italy. Quindi uniamo le forze e chi dovrebbe controllare che non risponde alle mail, a casa devono andare. E bisogna controllare il sistema di controlli. Punto. Grazie Ginepri, io vengo da Ospedaletto. Allora vorrei intanto dire una cosa, abbiamo avuto i carabinieri che sono andati da Fanpage per avere gli indirizzi delle testimonianze che hanno avuto. Ma sti carabinieri, perché non vanno all'ARPA? Perché non vanno dai carabinieri del posto? Perché non sono quattro volte al giorno? Penso per avere i nominativi, hanno cardioli di denunce i carabinieri e ARPA. Allora, secondo me ARPA, visto io ho l'istituzionale che ARPA, proteggere i cittadini, andrebbe denunciata e messa in galera, perché protegge chi inquina, perché non è possibile che non abbia mai tempo. Noi abbiamo filmato, i 300 bilici rovesciati nel fazzoletto che hanno cominciato alle 6 della mattina, abbiamo cominciato a telefonare ARPA, carabinieri, vigili, per 10 ore al giorno non si è visto nessuno e poi vanno a Napoli da Fanpage che vogliono i nominativi. Altra roba, la Bonollo che fa parte degli intoccabili, perché in Bonollo ci dovrebbe essere sempre l'ometto magico in società, che è quello che fa avere i timbri in 2 giorni, è sempre lui che è in società, quindi ecco perché qualsiasi cosa si dica, si faccia. E lì io dico, purtroppo, qui c'è il governo, non è possibile che noi facciamo delle cose, subiamo delle cose del genere che sono palesi, palesi, e nessuno le vede. E poi vanno da Fanpage a chiedere notizie e noi qua a sbraitare. Cioè, è una situazione di violenza che abbiamo. Poi un'altra roba, Ospedaletto, che è pieno di biodigestori e che c'è la bella Sesa, che ci riempie di biodigestato, non c'è più posto per la pollina. Quindi ci devono dare la ciliegina, che cosa fanno? Un inceneritore per la pollina, perché non c'è posto, perché è tutto occupato dal biodigestato, non sanno più dove mettere la pollina. Quindi, voglio dire, più soldi bruciando la pollina che vendendo le uova. Perfetto, perfetto. Allora che cosa fa? Ma che ci diano anche un colpo in testa, mi scusi, è più dignitoso a sto punto, no? Basta, io non dovevo dire altro perché... Allora, se non ci sono altri interventi, passerei la parola alle numerose risposte. Io rispondo alla parte che conosco e quando sono stato chiamato in causa, diciamo così. Prima questione ARPA, ho provato a spiegarlo prima e mi pare di aver capito che ci sono conferme anche tra chi ha avuto a che fare. In passato sono le procure della Repubblica che hanno sostanzialmente scelto di non affidarsi più all'agenzia regionale perché appunto i lavori che venivano prodotti dall'agenzia non reggevano in sede processuale. ARPA è stata al centro di numerosi scandali di vario tipo per diverse questioni, è di sicuro un esempio di un'agenzia regionale che non ha funzionato e che non ha svolto la funzione di controllo che dovrebbe effettuare. E la riflessione che secondo me dobbiamo avere presente è che questa materia sarebbe molto più opportuno se fosse di competenza nazionale e non di competenza regionale. So di dire una cosa in controtendenza, ma questa mania per cui
le regioni fanno meglio, sono più brave, sono più vicine, nel caso dei controlli ambientali non è così. Conviene convincersene e avere un organismo statale che controlla di più e meglio. Stesso ragionamento si potrebbe fare per quanto riguarda le forze dell'ordine. E lo dico anche qua in modo abbastanza chiaro, il punto non è aumentare il numero dei carabinieri, il punto è come i carabinieri vengono impiegati. Allora, se la priorità del governo è quella di fare controlli in settori che non servono, potrei fare 2000 esempi, cioè se l'emergenza nazionale è l'immigrazione e si parla di invasione, anche qua so di dire una cosa in controtendenza, insomma, non ho bisogno di fare passerella né di prendere voti, e i carabinieri non è che possono fare tutto. Secondo me è prioritario fare i controlli ambientali. E questo è un problema semplicissimo, basta che il Ministero dell'Interno, anziché inseguire una serie di soggetti che non si capisce bene cosa fanno, decide di dare la priorità ai controlli ambientali. Secondo me sarebbe più edilizia e più efficace. Terza questione, sul piano sociosanitario, l'ha detto il signore di Pozzonovo che è intervenuto, io l'ho detto chiaramente in diverse occasioni, al di là dell'eccellenza veneta di cui si parla, sul piano della prevenzione il piano sociosanitario appena approvato è insufficiente e inadeguato. E anche qua si spendono tanti soldi per la fase successiva, la prevenzione non si fa o si fa male, non in modo adeguato in tutti i territori. E questo è un grosso problema perché alcuni aspetti di inquinamento ambientale poi hanno delle ricadute pesanti da questo punto di vista. Ultime due questioni. Questione del biogas. Si diceva Pozzo Nuovo, altri impianti, eccetera. Qui va rivisto tutto il meccanismo degli incentivi, l'ha spiegato molto bene Tamino, l'ha spiegato molto bene anche il senatore Indrizzi. Va rivisto il meccanismo degli incentivi. In una fase precedente, credo in maniera più o meno diciamo così ideologica, si è speso molto pensando di diciamo avere un conto energetico vantaggioso su questo punto, i risultati non sono questi. Si è visto che attorno a queste vicende, prima si è citata la questione ultima del cosiddetto caso Arata che ha riguardato questo governo, guardate, si può fare un elenco anche nel passato su queste questioni, quindi non è una cosa che riguarda solo questo governo. Attorno agli incentivi pubblici in materia ambientale ci sono stati interventi speculativi, interventi di riciclaggio di denaro di vario tipo, quindi va rivisto complessivamente il meccanismo degli incentivi, sapendo che su questo però gli enti locali hanno una responsabilità enorme. Gli incentivi non è che di per sé fanno la differenza. Allora, prima si parlava di impianti, qua ci sono diversi amministratori locali, vi ricorderete la questione del cogeneratore tra Conselve e Bagnoli, quello che voleva fare Cosco, quella è una vicenda esemplare, tra l'altro c'è un insomma, e lì si vede una specie di cattedrale nel deserto. Perché le amministrazioni locali all'epoca decisero di fare quell'intervento? Non era un problema solo di incentivi, anche perché era pubblico il soggetto che muoveva quelle risorse. Ecco, casi di questo tipo ce ne sono moltissimi. Allora, l'amministrazione locale, i sindaci hanno un ruolo se vogliono svolgerlo, naturalmente vanno aiutati, bisogna dare loro le risorse, eccetera, però possono fare la differenza nel controllo del territorio. E l'ultima questione, su questo, si diceva prima di Stanghella, lo dico perché anche qua bisogna essere precisi, la Biogreen, che guarda caso ha sede in via Stazione a Milano, quindi è facilmente riconducibile, diciamo così, la filiera societaria. L'amministratore, anzi uno degli imprenditori che gestisce alcuni di questi impianti di Stanghella, si è vantato di aver finanziato la Lega alle ultime elezioni. Può fare quel che vuole, credo che l'abbia fatto in modo regolare, sono fatti i suoi, indagherà chi deve indagare. Però è giusto che i cittadini non possano non saperlo, ha voluto dirlo pubblicamente. Allora uno può fare 2+2 se decide comunque di mantenere quell'orientamento che mantiene, è una sua scelta, però non si può far finta di non saperlo. C'era su tutti i giornali, chi voleva informarsi si informava e probabilmente si capiscono anche meglio alcuni orientamenti, alcune amministrazioni locali che colore hanno. Ripeto, il cittadino può non essere informato, però quando le notizie sono così chiare basta fare la fatica di darsi da fare, informarsi un po' e le cose vengono, si vengono a sapere. Finisco su Sesa, che è l'oggetto della serata. Oltre ai controlli, che naturalmente vanno fatti e secondo me finora i controlli sono stati assolutamente insufficienti, c'è un problema drammatico però sulla questione del ruolo dei comuni su quella vicenda. Perché se il punto è il monopolio che di fatto Sesa ha acquisito rispetto alla gestione del servizio in questi territori, questo monopolio non è che l'ha imposto il governo cattivo o un imprenditore privato cattivo, sono i comuni che hanno regalato il monopolio a Sesa. Perché hanno costruito, no, a parte il caso di Estra, hanno costruito una gara organizzata appositamente per avere il monopolio della situazione. La situazione è andata esattamente nella direzione che ci si aspettava e il conflitto di interesse, l'assenza di controlli, deriva da quello. Allora, secondo me, una soluzione su cui dovremmo lavorare tutti insieme, perché ripeto, non credo sia un fatto solo di appartenenza politica, è che le amministrazioni locali, per tutelare e per controllare la parte politica, in particolare in questo caso la regione che ha la competenza, la vice sindaco di Sacco è stata molto chiaro su questo punto, la regione ha poteri importanti,
quella gara va in vista, va impugnata, bisogna rifare i conti, si può benissimo cercare di avviare un percorso di concorrenza che riveda quello che è successo e in qualche modo la società venga sottoposta ai controlli che la legge prevede. Altrimenti guardate che rafforzeranno sempre di più quella situazione. Il meccanismo di servizi aggiuntivi che SESA con la complicità dei comuni si è arrogata di, diciamo così, in termini di allargamento del servizio, sono i comuni che l'hanno data a SESA, SESA non l'ha imposta, e il monopolio si è costruito così. C'è una parte di opinione pubblica che si autodefinisce no profit, ma che in realtà è profit da tutti i punti di vista, che vive grazie a questi servizi che SESA ha. E quindi è lì che bisogna incidere per cercare di rimettere la situazione nel rispetto della legalità. Una cosa su una caratura di... L'onorevole Naccarato citava la questione del cogeneratore. Il cogeneratore è terminato nel 2008. Io e Diego Costarola abbiamo fatto un esposto nel 2012. Per 4 anni nessun amministratore locale ha fatto un esposto, bastava farlo nel 2008, 2009, 2010. Ha dovuto aspettare 4 anni per fare un esposto, andare alla Corte dei Conti per chiedere se c'era un danno erariale o meno. La Corte dei Conti ha detto che il danno erariale c'è. Purtroppo io e Diego siamo arrivati troppo tardi perché c'era la prescrizione. Allora io mi chiedo, visto che si parla tanto di sindaci che avallano la questione SESA, che praticamente ha fatto l'asso piglia tutto per quanto riguarda la raccolta di rifiuti, anche sulla questione del cogeneratore non ha vigilato la politica locale, quindi una grossa responsabilità ce l'ha la politica locale per quanto riguarda lo spreco di 13 milioni di euro, punto. Tecniche, no, a parte che sulla cose come lo ricordo bene, visto che sono venuto e ho spiegato tutte quelle che erano le conseguenze e come era assurdo quel tipo di impostazione anche lì, c'era tutto un discorso di anche lì degli incentivi e non era solo qui, era il e questo mi porta a dire una cosa. L'unica cosa che dico dal punto di vista politico, cioè se non riusciamo a capire che occorre una politica cambiamento totale con quello che è la gestione dei rifiuti, con quelli che sono i piani energetici nazionali, con quello che è la difesa dell'ambiente, non ne verremo mai fuori. Ma questo richiede per esempio che non ci possano essere leggi che autorizzano a fare i furbi, perché quando facciamo leggi per cui i rifiuti non sono più rifiuti, che è rifiuto in certo caso ma non si sa quale, ma dopo volete che sia così strano che un camion parte con un rifiuto e per strada il rifiuto cambia, non c'è più, viene portato in un capannone e dopo il capannone brucia? Mi pare evidente e non c'è mai un responsabile. Cioè qui occorre veramente che ci sia da parte del mondo complessivo, io non dico, non è responsabilità solo i politici. È banale dire che ogni paese ha i politici che si merita, perché purtroppo ne abbiamo tutti la responsabilità, ma però dobbiamo, quello che invece è importante è avere conoscenza. Ecco, a me ultimamente, il politico, ho rinunciato a farlo da tempo perché credo che ho già dato, e invece faccio soprattutto il tecnico, e dal punto di vista tecnico io credo che sia fondamentale che la gente conosca i problemi. Perché se la gente non è informata, non è cosciente, non ha capacità critica, le forze politiche riusciranno sempre a girare le cose in modo da ottenere voti per fare il contrario di quello che hanno promesso. Allora, una cosa importante, oggi abbiamo parlato delle analisi di ARPAV o di chi volete. Ora, bisogna far capire alla gente, e qui dentro siamo tra quelli che hanno una sensibilità maggiore, dobbiamo ognuno essere protagonisti con gli altri, che non è una questione di analisi, ma di quali analisi, quando e dove. Mi spiego, perché anche sui giornali, ma anche leggete la risposta della sindaca di Este, abbiamo fatto le analisi. Abbiamo fatto le analisi, non vuol dire nulla, possono essere correttissime. Il problema è cosa avete cercato, perché se io non cerco quello che è importante cercare, non lo trovo. Io posso avere delle analisi che sono perfette perché non ho cercato tutte le cose importanti. Abbiamo parlato di FAS, io sono venuto
non mi ricordo cos'è, un mese e mezzo fa a parlare di FAS, ho spiegato che io mi sono occupato di FAS quando nessuno parlava di FAS nel 1977, quando c'è stato l'inquinamento a Sovizzo e Creazzo da parte della Rima, che poi diventa Miteni. Il problema è che da allora alcuni di noi hanno detto: guardate che questo inquinamento è rimasto lì, ma si diffonderà e se non si fa niente crescerà. Non c'era niente nelle acque, non perché non ci fossero i FAS, ma perché nessuno li ha cercati. Capite la differenza? Non fatevi ingannare, non è una questione di analisi, è una questione di cosa cerco e dove e quando. Dove e quando è l'altro punto, perché anche se cerco le cose giuste, ma le vado a cercare nel posto sbagliato, non trovo niente. E quando è importante, perché purtroppo noi abbiamo ancora una normativa, per cui è legale far così, e non è colpa di ARPA, che prima di andare a fare un'analisi in un'azienda devono avvertire. Ma capite che questo è un inganno? Cioè io non posso fare un'analisi a sorpresa. Guarda caso, quando si avverte poi le cose vanno a posto. Ci sono delle industrie che sono perfino riuscite a, nonostante siano state avvertite, a non riuscire a farsi beccare lo stesso, il che è incredibile. Ciò nonostante queste aziende continuano a produrre, perché al massimo hanno ricevuto una multa, perché questo è il discorso. Ecco, allora capite che non si può, e qui ho sentito oggi parlare di tumori. Il problema non è solo tumori, è più vasto. E il problema appunto è che noi oggi abbiamo una situazione per cui la gente pare ignorare, nonostante i giornali ne abbiano parlato, che ogni anno solo per inquinamento atmosferico in Italia muoiono 80-90 mila persone. Se a questo aggiungiamo l'inquinamento delle acque e l'inquinamento che si trasmette attraverso il suolo, il cibo, eccetera, parliamo di sicuramente più di 100.000 persone. Nel mondo ogni anno sono 6 milioni che muoiono di inquinamento atmosferico e tra gli 8 e i 12 milioni, a seconda delle stime, per inquinamento totale. Ma nessuna guerra ha provocato un numero simile di morti. Allora, il problema non sono solo i tumori. Perché spesso, non fatevi ingannare, vi diranno che i tumori nella vostra zona sono esattamente nella media di quello che è la realtà veneta. Il problema è un altro. Qual è la situazione del Veneto? Perché noi viviamo in una zona ad alto inquinamento. Allora, quando si fa il confronto di un paese con un altro, ma i due paesi, uno ha una fabbrica, ma l'altro comunque magari ha un'autostrada o qualcosa, la somma degli inquinanti fa sì che i due ambienti siano ugualmente causa di mortalità. E dico non solo di tumori, perché una gran parte degli inquinanti, parliamo per esempio dei FAS, l'effetto che hanno non è provocare solo tumori, è un effetto che deriva dalla loro azione, che è essenzialmente come quella dei pesticidi, come quella di molte sostanze chimiche usate, di interferenti endocrini. Gli interferenti endocrini vuol dire che sono in grado di interagire con quei recettori che abbiamo nelle cellule, nei tessuti, negli organi, dove bastano pochissime molecole per o alterare il segnale, cioè per esempio perché i FAS producono nei bambini maschi malattie che riguardano la loro capacità futura procreativa, alterazioni dello sviluppo sessuale, oppure a livello di bambine un menarca anticipato, cioè mestruazioni anticipate, proprio perché sono in grado di avere una doppia azione, di agire come segnale che simula l'azione dell'ormone, ecco perché endocrini, oppure di bloccare il segnale dove deve arrivare il segnale dell'ormone e non arriva perché è già occupato. Bastano poche molecole. Allora, quando noi parliamo, poi le analisi, ammettiamo anche che cerchino, ma se vanno...